Too much and for too long, we seem to have surrendered personal excellence and community value in the mere accumulation of material things. Our gross national product now is over $800 billion a year. But that gross national product, if we judge the United States of America by that, that gross national product counts air pollution and cigarette advertising and ambulances to clear our highways of carnage. It counts special locks for our doors and the jails for the people who break them. It counts the destruction of the redwoods and the loss of our natural wonder in chaotic sprawl. It counts napalm, and it counts nuclear warheads and armored cars for the police to fight the riots in our cities. It counts Whitman's rifle and Speck's knife and the television programs which glorify violence in order to sell toys to our children. Yet the gross national product does not allow for the health of our children, the quality of their education, or the joy of their play. It does not include the beauty of our poetry, or the strength of our marriages, the intelligence of our public debate, or the integrity of our public officials. It measures neither our wit nor our courage, neither our wisdom nor our learning, neither our compassion nor our devotion to our country. It measures everything in short, except that which makes life worthwhile. And it can tell us everything about America, except why we are proud that we are Americans. Questo è un applauso da finale, è un grande applauso che fa bene al cuore, vuol dire che quello che abbiamo fatto fino a oggi andava bene se c'è un applauso così. Sta cambiando, we can! We can! Allora io dietro queste cose facciamo il punto stasera perché io sto sui coglioni a tutto l'arco costituzionale, destra, sinistra, centro, persino all'UDC, l'Unione dei Carcerati, a tutti, a qualsiasi partito, io su qualsiasi tema io vengo contestato da chiunque, i giornali ce l'hanno tutti con me, destra, sinistra, centro, i giornali, mi hanno tolto anche dalla settimana enigmistica, ero al 12 verticale, solo le iniziali, me l'hanno tolto. Quindi c'è qualcosa che sta cambiando e si vede. E io stasera ho un magone qui perché io mi sento invecchiato di 30 anni. Perché Obama vince, 47 anni, vince là e io mi sono guardato attorno nel mio paese e sono invecchiato di 30 anni. E ho visto deliri fisici, mentali. Andreotti va in televisione e si incanta e ci fa sognare, ci ha fatto sognare per un attimo e se n'è andato, invece si è ripreso subito dopo, si è ripreso. Cossiga che dice che bisogna picchiare le maestre, quelle giovani, bisogna il delirio della scuola. Il delirio dello psiconano che vai ad abbracciare Bush un attimo prima che perdesse, che se ne andasse, va lì da Bush e crolla Wall Street, poi parte, va in Cina, crollano le borse asiatiche, adesso è in Russia, tutti che si toccano i coglioni in Russia, e in Russia che cosa dice? Fa il brillante, lo psiconano fa il brillante e dice che Obama è abbronzato, ci stanno prendendo per il culo in tutto il mondo. E poi ce l'hanno con me. E poi io sono l'antipolitica, anche te ti sta attorno, stai attenta, no? Lo so che hai paura, ti sei messa anche l'impermeabile perché sai che sputo e ti sei coperto. E allora
c'è un delirio su qualsiasi cosa, dal basso, sui vertici, c'è qualsiasi cosa. La scuola, non c'entra la Gelmini che è una funzionaria di quinta categoria. La scuola rappresenta quello che siamo, un paese che se n'è andato, un paese sull'orlo fallito, un paese dove i ragazzi non c'hanno i nostri ragazzi. State molto attenti a quelli che chiamano i nostri ragazzi. Sono i pedofili di oggi, chiamano i nostri ragazzi. Questi ragazzi a cui abbiamo rubato tutti il loro futuro, e sono manifestazioni perché hanno capito che fanno i master, prendono lauree brevi con specializzazione master per poi andare a friggere patatine in un McDonald's o lavorare in un call center a 600 euro al mese. È questo il futuro? Si sono rotti i coglioni! Non è la Gelmini! Abbiamo al governo un Parlamento che è chiuso, non c'è più il Parlamento. Se ne è accorto anche Fini, che ha detto che è commissariato. Se ne è accorto anche lui. Non c'è più nessuno in Parlamento. Quando guardi Di Pietro che parla in Parlamento, rimbomba la voce. Lui che è l'unico criptonite, è la criptonite, è l'unico che abbiamo. Lì che fa un po' di casino, cosa mi guarda? Tu sei della Lega, io ti riconoscerei tra mille che sei della Lega. Odori di maialino piccolo, lo sa, sei un piccolo produttore, non te ne frega un cazzo del tuo paese, tu. Non fate così, siamo solo all'inizio. Io ho fatto chiudere le porte, lo spettacolo dura 4 ore e mezza e mi sfogo su ognuno di voi. Non, anche voi, non c'è scampo neanche lassù. Allora qui non è il grembiulino, il bidello, o riforme, i soldi, le facoltà che non esistono. Qui è una questione di gente di 80 anni, 80 anni, 70, 80, 90, non c'è limite. E allora questo silenzio dei media sulle cose importanti, non è che non ci sono i soldi non c'erano mai stati, ma prima di togliere i soldi alle scuole e all'università bisogna guardarsi un po' attorno dove prenderli i soldi. Prima di togliere 40 milioni di euro all'Università di Milano, ai Politecnici di Milano e di Torino, dove ci sono i chimici, i fisici, dove ci sono gli ingegneri, c'è il nostro futuro come paese e come rappresentanza del mondo, togli 40 milioni da lì. E dai 150 milioni di euro a quel cazzo di comune della Sicilia di Catania, che è un comune fallito, è fallito! 150 al chirurgo dello psiconano che gli ha operato la prostata, che ce l'aveva così. Togliamo i soldi alle università per il superenalotto. 100 milioni di euro a Catania, tutto lì va. E tu che vedo, che sei, tu sei della Lega, io sei della Lega, perché non è così non fare questo gesto che potrebbe essere frainteso? Allora, perché non protestate? Allora togliamo i soldi ai professori, ai docenti, togliamo i soldi alle scuole. Per dargli, per fare cosa? Dovremmo togliere, abbiamo 1.000 deputati e senatori in Parlamento, 1.000, ne basterebbero 500, fuori dai coglioni 500 di quelli lì, cominciamo a risparmiare da lì, fuori, italiani, questa espressione la faccio per Scalfari di Repubblica. Perché lui dice, quando grida italiani mi viene la pelle d'oca e penso al 29, è l'unico c***o d'Europa che si spaventa quando io grido italiani. Scalfari l'ha scritto, italiani! Hai paura anche tu, come Scalfari? Allora, abbiamo questo togliere stipendi, gente che li dà 30 anni, 35. Ecco perché mi sono visto invecchiare. Uno che va di 47 anni, che fa un discorso fantastico, che vince per una cosa formidabile, che questi nichilisti del pensiero non hanno ancora capito. È venuto giù dal basso,
Lui, Obama, io ho il coraggio di dire che Obama è un qualunquista, populista e un demagogo. È venuto su dal basso. Quello che hanno gridato anche a me, non che voglio fare nessun paragone, ma lui è nato dalla rete, i grandi blog, la rete. Vi faccio vedere un piccolo suo discorso che è straordinario e vi fa capire la grandezza di questo metodo qua. Grandezza, questo non deve dare niente a nessuno. I said very early on, we are not going to take PAC money and we're not going to take money from federal dollars. We have raised money from $1 million. People just like you who have said, we can bring this country together. We can push against the special interests that dominate Washington. And that means that when I go to the White House, I'm going to be answerable to you. I'm not going to be answerable to a bunch of PAC donors. Questa è la verità. È quello che faccio. È quello che faccio un po' io, prendo i vostri soldi, direttamente li prendo e direttamente posso essere giudicato da voi senza sponsor in mezzo, hai capito? Tu sei omaggio, che cazzo ridi? Sei un omaggio qua. Non hai dato una lira. Ma sei pazzo, sono di Genova, lo sai che ho degli scompensi che divento come Andreotti, mi incanto così. Allora, l'avete visto la foto di Andreotti? L'avete fatta vedere? La fate vedere? Falla vedere un attimo, perché è fantastico. Qui c'è tutto il nostro paese, tutto congegnato il nostro paese è questa, è la metafora di quello che siamo diventati, vecchi, fermi, eccolo, guarda. Eccolo lì, questo siamo noi, col passato che non passa mai, ecco cosa siamo. Lo stanno chiamando, cosa fai? È come Duracell, sai Duracell? E poi hanno detto che era la pubblicità. Allora, ecco questo. Ora, io ho una paura. Te lo immagini se Obama adesso, appena insediato come presidente degli Stati Uniti, facesse il lodo Obama e parlasse di inceneritori? Quest'uomo non ha ancora tradotto cosa dice, è da anni che parla di energie rinnovabili, di rifiuti zero, sembra i temi che trattiamo sul blog da anni, parla di queste cose, è nato dai cittadini, finanziato dai cittadini, che risponde ai cittadini, e questa è la nuova democrazia, dal basso. Noi non esistiamo più come cittadini, abbiamo fatto un referendum, 3 referendum, messi nei cassetti, 3 referendum. 1,5 milioni di firme. Adesso c'è la Corte di Cassazione che deciderà la validità del referendum che abbiamo fatto per non dare più finanziamenti alla stampa. Togliamo soldi, ripeto, alla scuola e li diamo a Ferrara per il foglio. A Ferrara per il foglio. E li togliamo un professore all'università. Diamo 1 miliardo di euro ai giornali, agli editori. 20 milioni di euro a Sole 24 Ore, 18 milioni di euro al Corriere, i giornali del libero mercato. Sono tutti assistiti dallo Stato, sono i veri, l'oligarchia del comunismo, è quella lì. Non c'è un giornale che non è sovvenzionato da noi. Altro che democrazia dal basso. Il referendum ha messo. E poi io sono stato trattato, io mi devo sfogare un po' con voi. Perché ho chiuso le porte, non si fa niente, noi non va via di qui. Perché mi hanno trattato come una merda. Hanno detto che ho offeso qua, che ho detto là, che sono miliardario. Sono abbastanza ricco, perché? E ci mancherebbe che dovessi anche soffrire di povertà. Però io i tuoi soldi li faccio girare. I tuoi soldi mi servono. Io ogni 15 giorni ho la polizia postale in casa che mi dice, ci siamo visti crescere con l'ultimo poliziotto, ma con i suoi figli come vanno? Ah, ne ho 2 anch'io, si ricorda il piccolino? E cazzo, mi ricordo il piccolino. C'ho 3 avvocati, con i vostri soldi pago 3 avvocati, pago il blog. Mi finanzio col libero mercato, vendo una cosa, se non me la comprate è lo stesso. Voglio dire, ma non c'ho sponsor, non c'ho abbonamenti, non ho niente. Non è una giustificazione, ma voglio che voi abbiate chiaro, il libero mercato è questo. Se voi non venite stasera, io non guadagno un cazzo. Me lo mettete in testa! Facciamolo. E cos'è nata? L'antipolitica dal basso dove è nata? Non è nata l'8 settembre, che abbiamo riempito 2 milioni di ragazzi, si sono materializzati dalla rete e abbiamo fatto il primo referendum.
le prime leggi popolari, il secondo referendum. Guarda, quella lì è Bologna, ve lo ricordate Bologna? Volevamo mandare via i condannati via definitiva dal Parlamento. Non volevamo mica fare del demagogo, l'antipolitica. Almeno quelli condannati via definitiva non devono rappresentarmi. In Brasile l'hanno fatto l'associazione magistrati brasiliani. Noi ne abbiamo ancora 17. Abbiamo 72 condannati in primo grado e secondo grado. Ma vi rendete conto cosa sta succedendo? Abbiamo fatto un referendum per mandare via quei due legislature, per dare un po' di cambio. Il voto di preferenza alle elezioni. Era lì, già tutto lì, il voto di preferenza, cioè il cambio della legge industriale, della legge elettorale. Era già tutto lì. E la sinistra, invece di abbracciarsi questo movimento meraviglioso fatto di giovani, scaturiti dalla rete, che cosa ha fatto? Questa cazzo di sinistra ha detto che noi siamo l'antipolitica, che sono il demagogo, che sono il santone. Ma il vero cancro, la vera cassa non sono neanche questi politici. Il vero cancro è un'informazione. È l'informazione in questo paese. Le cose vere non le sappiamo più. Da una parte c'è la verità, dall'altra parte ci sono i media con l'informazione. Sono due cose separate. Non c'è più il giornalista buono o il giornalista cattivo. Ci sono degli uomini che dicono la verità e poi ci sono dei servi. Tutto lì, abbiamo una decina di uomini che ci dicono la verità, da Saviano a Travaglio, a questa gente qui, gli altri, Gomez, Lopez. E allora l'informazione non arriva. Ora sono costretto ancora 5 minuti a parlare di me, 5, poi parliamo di tutto quello che volete, parliamo della vostra città, dei vostri sindaci. Noi siamo... Tu non hai niente da temere, hai i tuoi capelli belli puliti, sei a posto. È lei che c'ha un po' di casino, tua moglie vive con te. Fagli fare uno sciampino ogni tanto, eh? Allora, facciamo il V-Day, Piazza San Carlo, Torino. Questa è la foto che è andata sulla stampa, va bene? Ora, dalla foto, si evince dalla foto... Per una foto sono miliardi di parole, una foto, ti dà subito l'idea di una foto. Io devo parlare, ma la foto è tremenda, perché la foto ti dice, guarda quella foto lì cosa significa, che io sto parlando a un cavallo, al cavallo. Ma neanche al cavallo, al culo del cavallo, al culo del cavallo. Ma se permettete, allora io divento giornalista di me stesso. Migliaia di ragazzi che erano lì diventano giornalisti. Abbiamo le web camera, abbiamo le web, c'è la rete, c'è YouTube. Non possono più prenderci per il culo con questa tecnologia. E allora le immagini ve le faccio vedere di quella serata lì. Io sono quel puntino lì a sinistra. Io voglio che voi guardiate. Non voglio incensarmi. Voglio che voi guardiate. C'erano 100-140.000 persone, abbiamo fatto un referendum in un giorno, 1.600.000 firme, non è mai successo nella storia della Repubblica in un giorno! L'ho scaricato in Cassazione e adesso sono al vaglio del Presidente della Cassazione, della Commissione per il referendum. E sapete chi è? Sapete chi è il Presidente che dovrà vagliare se il nostro referendum è valido o no? Lo sapete? Si chiama Carnevale. Quello che il giudice ammazza sentenze. Ce l'ho io che sta vagliando una per una le firme. Cazzo. Se ci mettevano Totorina, io ero più tranquillo. Mi sentivo... Ho detto, c'è lui, va bene. Ma lo capite che paese? Allora noi non contiamo più. Il referendum non li faremo mai, li abbiamo fatti, abbiamo preso le firme in un cassetto, le leggi popolari lo stesso. Andiamo, non ci fanno neanche entrare nel comune, il vostro comune che dovrebbe essere illuminato, il vostro comune non lascia entrare dei ragazzi con la web, ma non per sputanarli nello spettacolo. Ecco il cazzo, non ve lo faccio dire sui giornali, non è questo. Si chiama operazione fiato sul collo. Fiato sul collo significa che dei ragazzi vengono con una web quando fanno il consiglio comunale, che vi lottizzano la città senza dirvi un cazzo, filmano e mettono su YouTube, non nello spettacolo di Grillo, in rete, così tutti i cittadini possono vedere chi cazzo
fate. Italiani! E allora loro invocano leggi, non sanno niente, sono di un'ignoranza abissale, invocano leggi sulla privacy, la privacy. Sei nel comune che è casa mia, il comune è casa del cittadino, sei un mio dipendente che ti do i soldi, sei il mio dipendente! Io sono il tuo datore di lavoro, sono io che dovrei venire lì per calci del culo, vai fuori, che sono io il padrone di qua. Non fai neanche riprendere mal di carabinieri. Io ve lo voglio dire, amici dell'arma, ve lo voglio dire di non rischiare. Non fate, andate lì, prendete questi ragazzi, li sequestrate, la cinepresa, la web. Perché? Perché è abuso d'ufficio. E io ho tre legali, ce n'ho tre, che sono al mio servizio. E allora, fate un abuso d'ufficio. Voi dovete decidere. Decidere dove fare giustizia, se state con i cittadini o se siete contro i cittadini. I poliziotti devono capire con chi stanno quando vanno a picchiare nelle piazze. Piazza Navona, fermi! Italiani, fermi! Piazza Navona, una manifestazione straordinaria. Entra un camion dentro la piazza, un camion, scendono una trentina di ragazzotti con sbarre, col tricolore, cominciano a menare i ragazzini in prima linea, in prima fila lì. E il sottosegretario, il portavoce del nostro ministro Maroni. Il ministro Maroni è stato condannato a 6 mesi per oltraggio a pubblico ufficiale, perché in una manifestazione, quando era nella Lega, nella sua struttura, la polizia è entrata, lui ci è andato contro, l'hanno buttato per terra, lui, e lui per fare l'oltraggio cosa ha fatto? Da per terra ha preso la caviglia di un poliziotto e l'ha morsicata. Noi abbiamo il ministro degli interni che morsica le caviglie ai poliziotti. Cioè, che pensa, che paese straordinario! Come lo vedono i poliziotti, si mettono degli anfibi fino a qua, c'è mica lui, perché... Bene, il suo portavoce ha dichiarato in Parlamento che nelle manifestazioni un camion che entra nella piazza e posteggia dentro la manifestazione è una cosa usuale. Usuale, ha usato questa parola, usuale. La prossima video che facciamo ci vengo con un cingolato. Che è usuale. Ma non capisco. Allora, il delirio continua, cari amici, continua. Abbiamo il delirio della finanza, il delirio dell'economia. Io giro tutta l'Italia, sono venuto qui a tirarvi sul morale, perché c'è un pessimismo in giro. Io dove giro? Allora, un'altra disinformazione è stata quella di Piazza Navona l'8 di luglio. Mi hanno accusato, a me alla Guzzanti, poi non è stato luogo a procedere, ma soprattutto me, di aver offeso il Presidente della Repubblica. Io non l'ho mai offeso. Era una telefonata che ho fatto in Piazza Navona e ho detto che Napolitano è Morfeo, l'ho chiamato Morfeo, perché dormita, quando non dorme monita dal colle. Alzato monita e poi si riappisola. Sarebbe meglio che dormisse sempre, perché quando monita dice, adesso ha detto che nelle banche bisognerebbe introdurre l'etica. Dice, ma dormi, non dire delle sorciatone, fammi la cortesia, non ti disturbiamo. Allora io non ho offeso, è una battutina, Morfeo Napolitano non è un... Ho detto anche che se ci fosse stato Pertini non avrebbe mai firmato il lodo Alfano. Ve lo immaginate Pertini che firma una legge per mettersi nell'immunità della giustizia? Ho detto che quando... C'era Chiaiano che la polizia massacrava donne, vecchie e bambini con manganello democratico, perché prendevano tutti nella stessa maniera. Lui, che è napoletano, era a Capri a vedere un'opera insieme alla moglie di Mastella e a Bassolino, due inquisiti. Io non mi sento rappresentato dal primo cittadino, non mi rappresenta più. Quest'uomo è anziano, ed è anziano e non vede l'ora di trovare una cartelletta per archiviarsi. E allora, Bassolini è ancora lì,
Bassolino è ancora lì, ce lo troveremo senatore, nonostante abbia due processi, sia come commissario che come presidente di regione. Ci sono 156 comuni che si sono dichiarati parte civile e l'avvocato dello Stato ha già detto che il processo non si farà mai, perché istruire 156 casi di parti civili si supereranno i sette anni in termini della prescrizione. Ce lo troveremo senatore, ecco che paese siamo noi. Siamo questi, ma io non voglio buttarvi giù di morale. Io arrivo da tutta l'Italia, ero a Fabriano. Fabriano era una delle cittadine col più alto reddito pro capite d'Europa, una delle più ricche, i merloni, le cucine. È chiuso tutto. È chiuso. Facevano il terziario di tutto il mondo. Ha chiuso tutto. Le cucine. Le fanno i turchi. I turchi ci stanno facendo un culo. I turchi. Lo capisci tu? Fuma come un turco, bestemmia con il cesso alla turca. Questi che si cagano sui calcagni ci stanno facendo un culo così sulla piccola e media industria. Allora, l'8 di luglio, andate con la memoria all'8 di luglio, non era ancora successo niente. L'8 di luglio si stava bene, si andava al mare, tu te ne facevi ancora una, quella mensile, te la facevi con me. Bene, eravamo spensierati. Si andava un po' in vacanza, non c'era ancora la catastrofe, non si parlava di derivati, di hedge fund e di future. L'8 luglio io telefono in questa piazza gremita, faccio una telefonata e ho detto queste cose l'8 di luglio per dire com'è la nostra informazione. Vai. Lo Stato è fallito, vi do due dati così, a caso. Abbiamo uno dei debiti pubblici più grandi del mondo, 1.647 miliardi di euro. Ogni anno aumenta di 80 miliardi per gli interessi. Solo a marzo abbiamo pagato 23 miliardi di euro di interessi sul debito. Nel 2008 chiuderanno 300.000 aziende, 300.000. E le altre piccole aziende sono in mano alle banche con dei debiti che arrivano a 780 miliardi di euro. Non fallirà solo lo Stato, falliranno le banche. E ve ne accorgerete quando l'esercito, invece dell'immondizia di Napoli, presiederà l'Unicredit e le banche vicine. Ma io non sono mica una chiromante. I dati sono cambiati, sono leggermente cambiati da luglio. Le imprese che chiudono nel 2008 pare che siano non 300.000, da 500 a 600.000. I dati sono leggermente cambiati. Il debito delle piccole industrie, invece di 780 miliardi di euro, è pari a 950 miliardi di euro. Stanno cambiando le cose, c'è il delirio sulla finanza. Nessuno sa quello che ci sta per arrivare addosso, nessuno può immaginare. I derivati, i future, gli hedge fund. I derivati sono una formula algometrica, è un algoritmo inventato da due matematici della Berkeley University, specificatamente e appositamente per non far capire chi compra che cosa compra. È un algoritmo che varia su centinaia di variabili. Se fa brutto tempo in Sahara, o se piove nel Senegal, o se lui scorreggia a casa. Se lui scorreggia a casa, può crollare la borsa da qualche parte. Fai delle scorregge, tu abbi pazienza. Perché... Vabbè, scusate, la metto un po' banale. Noi non sappiamo nulla, i subprime, gente che paga il mutuo, ma la rata che paga del mutuo è maggiore del valore dell'appartamento, i subprime, hanno dato mutui a tutti, hanno dato mutui a chi non sapevano benissimo che non ridava indietro i soldi, li ha messi dentro i fondi, la gente ha comprato fondi senza sapere cosa c'era dentro, ma non sappiamo neanche l'entità. Oh, 700 miliardi di dollari vengono immessi nel circuito americano. E dove li hanno presi? La banca centrale americana, la banca, ha stampato 700 miliardi di dollari, carta, e li ha immessi, aumentando il debito di tutti gli americani. Quello che fa l'Inghilterra, la Germania, quello che facciamo noi, con questi ministri che parlano, e poi cosa fanno? Aumentano, continuano a aumentare il debito pubblico. Da luglio è oltre i 1.720 miliardi. Non sono più 80 miliardi di interessi che dobbiamo pagare, sono quasi 90 miliardi di interessi all'anno. Facciamo delle finanziariette da 30 e dobbiamo pagare 90. Continuano a fare così. La gente prende i soldi che ha in banca e investe in bot tedeschi.
perché non funziona neanche più che fai i tuoi bot, li metti da un tasso del 7-8%. Vi ricordate, l'Argentina è arrivata al 12%. Allora tu speculavi, volevi speculare e investivi là. Invece noi diamo il 5, il 6, ma la Germania dà il 3, erano tutti in Germania. Perché l'economia tedesca è quella forse più sana in Europa, i soldi stanno andando là. Nelle banche non c'è più niente, la banca è un incantesimo, non c'è nulla. C'è stato una settimana fa un tentativo di rapina alla banca Antonveneta di Genova. È entrato uno col passamontagna e ha detto al cassiere, ha detto dammi i soldi del mio conto, mi bastano quelli che, dammi quelli che c'ho sotto. E allora il cassiere l'ha riconosciuto, ha detto, ragioniere, lei ci sono io, cazzo, mi dia i miei soldi. Non c'è più niente, non c'è più niente, vi posso vedere un documento, vi faccio vedere un documento, che cosa fanno queste sporche associazioni a delinquere? Ma qui avete un avvocato con due palle così, che si chiama Vassalle, qui, vorrei dire, avete un grande avvocato che vince tutte le cause con le banche. Tanta gente che ha vinto la causa, lei è venuta nei miei spettacoli a dirmi che ha ripreso i soldi investiti in Cirio, parla dei buoni argentini, hanno ripreso i soldi con gli interessi grazie a una causa che ha fatto lui. Solo che arrivano qua e dicono non lo dica a nessuno perché ci hanno fatto firmare le banche di non dire niente a nessuno. Questo funziona. E state molto attenti, state molto attenti. L'anno scorso io giravo i palazzetti a dire dei TFR, trattamento di fine rapporto, la liquidazione. Lasciatela lì, imploravo la gente di lasciarla lì, non mettetela nei fondi a gestione patrimoniale di assicurazioni e banche, per favore. Bene, non ero un caro veggente, io mi avvalevo delle consulenze di matematici e statistici come Beppe Scienza dell'Università di Torino. Mi valevo di questa gente, non di analisti finanziari al soldo di queste cazzo di giornali dove dentro ci sono tutti i più grandi speculatori di questo paese. Mi valevo di esperti normali. Ebbene, chi ha messo i soldi e li ha dati in gestione patrimoniale a un'azienda, a un'assicurazione o a una banca, ha rimesso dal 15 al 30%, sino al 30% in base alla categoria, i chimici 25, i ferrovieri 18, poi altri metalmeccanici 30. Chi l'ha lasciato lì si è portato a casa un 3%. 3%. Capisci? Ma la cosa fantastica, la cosa fa, stai qui, stai, no? Senti dell'odore? No? Allora stai. Finché non puzzo devi stare lì. Verso la fine, dopo il secondo tempo è un casino, non verrò più vicino a te. Ma allora, le banche, Popolare di Vicenza, la Banca Popolare di Vicenza, guardate, andate nella vostra banca e chiedete per cortesia se siete esposti alla centrale rischi della Banca d'Italia, perché magari siete nella centrale rischi della Banca d'Italia e non lo sapete, come non lo sapeva un cliente della Popolare di Vicenza, dove lui garantiva al posto delle banche l'operazione della banca stessa. Io non vi posso dire i nomi perché sono sotto segreto, ma lui era una piccola attività, non sapeva niente, era solvibile. Leggiti un po' questo documento perché è interessante. Sai che la banca deve tenere presso la Banca d'Italia quando fa un prestito il 10%, no? Mi insegni? Dimmi di sì. Deve tenere il 10%. Per risparmiare quel 10%, cosa faceva? Usava come una fideiussione i conti dei suoi correntisti, senza dirglielo. Quindi, questo signore qua, che ha sempre pagato, che ha una piccola attività, si è andato in banca, ha detto vorrei un prestito, e la banca ha detto un attimo, ha controllato la centrale di rischi, ma non può, anzi, lei è esposto con 81 operazioni, 81 operazioni che garantiva lui senza sapere un cazzo. Andate nella vostra banca! Entrate normalmente, fate finta di niente, andate dal direttore, vorrei parlare col direttore, poi commosso le pigliano, prendi alla cuore, che cazzo stai facendo? Sono disperati, e allora immettono soldi, fanno operazioni, la cordata dell'Alitalia sta tagliando la corda, una cordata che taglia la corda io non l'avevo mai vista. Ora, come cazzo fanno? Scaiola, questo funzionarietto di quint'ordine, dice sui giornali
che l'operazione è quasi fatta, basta fare un po' di marketing, il marketing, la pubblicità, hai capito? Non hanno gli aerei, non hanno i piloti, non hanno i copiloti, non hanno le hoste, facciamo un po' di marketing, che tanto te ne frega, invece dell'aereo vai in Pullman, ti siedi in Pullman, ti fanno un video delle nuvole, c'è l'oste, c'è il cercato, vuoi un caffè, ti do un caffè, arrivi, scendi e telefoni, non lo dici a nessuno, sei arrivato. Fanno la good company e la bad company. La good company e la bad company. Nella bad company mettono i debiti, tutto quello non va, tutti gli eccessi, tutti gli esuberi, e ce li danno a noi, i 300 milioni che noi abbiamo dato, messi lì a fondo, perso, li abbiamo dati noi. E nella good company si tengono le loro cose belle, perfette, in ordine. Lo voglio fare anch'io, anche tu, con la tua famiglia, che tu fai la good family e la bad family. Nella good family ci metti le vacanze, il grano, la macchina, la moto, e nella bad family ci metti tua suocera, tutti i rompimenti di coglioni, le medicine, e che cazzo? E allora, in tutto il mondo sta succedendo questa catastrofe, ma da noi abbiamo una piccola cosa in più. Qui stanno vaneggiando, c'è un delirio sempre sul PIL, il famoso filmato del 68 di Kennedy. È questo che ci dobbiamo scrollare di dosso. Qui i più grossi concessionari auto stanno chiudendo nella vostra città, la General Motors sta chiudendo gli stabilimenti, la Peugeot, la Renault, la Daimler Chrysler sono tutte in crisi, la Fiat ha chiuso 4 stabilimenti senza dire niente a nessuno. E voi cosa fate? La città dell'auto. La città dell'auto. Ma siete delirati. Lo capisci che è finita? State delirando. Fate l'autostrada Cremona, Cremona-Mantova. Quando sono andato a Cremona, ho detto ai cremonesi, ma vai a Mantova tu? Mi stanno sui coglioni tutti quelli di Mantova. Ma non c'è nessuno. E voi che cazzo ci andate a fare? Ma allora, stanno delirando, ma sono miliardi, 1,5 miliardi di euro vi prendono dei vostri soldi. Ecco perché non ci vogliono dentro i consigli dei comuni, non ci vogliono dentro perché si smaschererebbero, e a chi vanno gli appalti, di chi sono, sono sempre gli stessi, porca puttana, è il delirio di 100 persone che hanno distrutto questo paese. Ma mentre in Inghilterra nessuno penserebbe che Brown sana la banca d'Inghilterra, ci mette dentro suo figlio, non lo pensano perché non rientra di pensare queste cose, è impensabile. In Germania la Merkel, che lì con la Deutsche Bank cerca di salvarla perché sposta 700 volte il suo capitale, la stanno cercando di risanare buttando lì perché, ma nessuno penserebbe che la Merkel ci mette dentro suo nipote o suo marito. Da noi è meraviglioso, noi andiamo oltre, noi siamo meravigliosi. Noi facciamo Mediobanca, che è la banca, quella che ha la funzione di controllo ed è quella che acquisisce poi le strategie, che deve dare gli input alle altre banche. La Mediobanca era quella di Cuccia, quello che camminava così, che vedeva delle cose per terra che solo lui trovava. Quando si trovavano con Andreotti, insieme a Andreotti, cosa hai trovato? Hai trovato un coriandolo del 61, tu cosa hai trovato? E Andreotti era... si fermava già lì. Allora, bene, una delle grandi funzioni di questa banca, a chi l'hanno data? A uno di 76 anni, 77, Geronzi, hanno mandato via un fan prodigio della finanza, che ce lo guardavano con veramente... con dispiacere, perché era un ragazzo fantastico, parlo di Matteo Arpe, l'hanno mandato via per confermare questa gerontofilia che continua, perché si salvano il culo uno con l'altro, Geronzi con Fazio, e li troviamo sempre loro di 80 anni. Però questa volta hanno detto, non le lasciamo sola, la Mediobanca è troppo importante, gli mettiamo un vicepresidente che possa integrare con un po' di etica quello che fa questo uomo qua. E ci hanno messo la figlia di Berlusconi, Marina Bella, la figlia dello psiconauta. Però
era un po' sporca, allora mettiamoci un direttore generale che li controlla, perché tutti e due, cazzo, tra Berlusconi e colui che si parano il culo a vicenda, ci hanno messo come direttore Tronchetti Provera, che è una garanzia. Io mi sento più tranquillo adesso. Tronchetti Provera. E come avete visto, appena nominato in Mediobanca, fa la prima apparizione dopo 10 anni in televisione. E dove la fa? Dove la fanno tutti. Da questi striscianti giornalisti, semizerbini, vergognosi come Faccio in Terza Rete. Faccio e lo intervista. Faccio che lo intervista da lui, perché sa benissimo, ha preso qualche miliardo qualche anno prima, quando era alla 7, per un contratto che non ha mai portato a termine, l'hanno liquidato, l'ha liquidato lui, glielo mettono davanti e lui fa delle domande, ma Faccio non è proprio uno stronzo, ha un pochino di anima ancora di giornalismo e l'ha tirata fuori, grazie a Dio, e gli ha fatto una domanda alla fine che l'ha messa in crisi, non so se avete visto la trasmissione, era fantastica, l'ultima domanda che gli ha fatto, che lui ha traballato un po', sentitela. L'ultima domanda è... Ecco il barazzo. È vero che lei d'estate in barca mangia molte carote? Mangia le carote in barca, ha detto. È vero che mangia tante carote in barca? Una domanda pazzesca. A uno che con lo 0,8% della Telecom lei è riuscita a spolparla. È una domanda pazzesca sulle carote. Perché ci vede benissimo. Cazzo se le mangia, ci vede da Dio. Perché... se ci vede, cazzo. E poi parla di io ho visto gli atti processuali della Procura di Milano, Tavaroli, quello dei servizi segreti, delle intercettazioni, è fantastico, perché ha una palazzina, aveva una palazzina in centro di Roma di 3 piani, con 150 dipendenti, e aveva un costo sull'azienda di 60 milioni di euro, 60 milioni il costo dell'azienda. Lui, amministratore delegato, alla domanda del PM, conosceva Tavaroli, ha detto io no, non ho mai avuto rapporti, i rapporti li aveva un certo dottor Sola. Beh, non l'ho mai visto, non l'ho conosciuto, aveva questi rapporti. Ora, sei un amministratore delegato e non sai chi è uno che ti causa 60 milioni di euro di costi e tu sei l'amministratore delegato e non sai un cazzo? Travaglio l'aveva detto bene, non si deve chiamare Tronchetti Provera, si deve chiamare Tronchetti Dovera. Dove cazzo è? Dove cosa facevi tutto il giorno? Va bene? Bene. Allora, è finita. Signori, è finita. O cominciamo a diventare politici, giornalisti di noi stessi, o non ci rappresenta più nessuno. O cominciamo a informarci. Basta col culo, basta col tuo culo davanti alla televisione a vedere la talpa e l'isola dei famosi. Basta! Cominciate, diventate giornalisti, siete i più grandi giornalisti della storia. Basta una web, un telefonino, vedi un'immagine, la metti su YouTube con un tuo commento. Siete voi il futuro, porca puttana. I giornali scompariranno in 3-4 anni, 3-4 anni. Ve lo dice uno che le ha azzeccate tutte. Il Chronicle Science. Chronicle Science di Boston, un giornale che ha 100 anni, ci scrivono 10 premi Pulitzer, ha chiuso, entro questa settimana chiude il cartaceo, vanno in online, il Washington Post, il New Yorker, tutti andranno sul cartaceo, e quando, sul digitale, e quando fai giornalista sul digitale non lo puoi fare come so fare sul cartaceo, caro. Perché c'è il contraddittorio, scrivi una cazzata e ti arrivano i commenti dicendo che hai scritto una cazzata, lo capite che è diverso. E Obama vince per questo, perché ha sfruttato la rete, qui non sanno neanche cosa sia la rete. Toglie tutte le intermediazioni, non abbiamo più bisogno di farci rappresentare da un giornale, da un giornalista, da un politico, tutte le intermediazioni. Guardate che è molto semplice, non è di basta schiodarsi dalla sedia e andare su un piccolo computer. Ho cominciato io a 60 anni. A 58 anni ho cominciato. Vado un po' su YouTube, vado a vedere un blog di cui mi fido per vedere le notizie filtrate da una persona che mi fido. Perché è la fiducia che vince, è la reputazione. Se non hai reputazione non ci stai in rete, ti sputtanano. I politici hanno cercato di aprire dei blog fantastico. Uno dei più grandi
di cui sento mortalmente la mancanza è Mastella. Mastella aveva aperto un blog per rispondere a me, che io lo insultavo sul mio. Ha aperto uno lui dicendomi delle cose terribili a me. Gli arrivavano 5.000 commenti di vaffanculo Mastella, hai rotto i coglioni. Allora ha chiuso i commenti di rientro, commentava solo lui, hai capito? La furbizia, ma la rete è più furba, perché hanno clonato il blog di Mastella scrivendo dementemastella.com e i commenti andavano lì. Allora, noi siamo così, non abbiamo informazioni, senza informazioni siamo preda di questo governo abusivo, abbiamo votato un governo senza preferenze, 7 persone hanno eletto questa gente che abbiamo lì, siamo pieni di ballerini, nani, c'è un altro nano, c'è lo psiconano e poi c'è quell'altro, Brunetta che è l'iPod nano, nani, mignotte, ballerine, ruffiani, c'è di tutto! Prendere quei politici, perché noi diamo i nostri risparmi che ci hanno disintegrato, il risparmio non c'è più, sarà sorgito il debito ha sorgito la moneta, oggi la moneta è il debito, falliranno le banche e le carte di credito, avete che ridere, il debito, noi non abbiamo la percezione di cos'è il debito, signore, vi faccio un esempio chiaro, che cos'è un debito a interessi composti, non lo sappiamo quelli che fanno le banche. Non sappiamo cosa sia il debito. Non c'è una cosa in natura. Se tu lasci ferma una cosa in natura, qualsiasi, si decompone dopo un po'. Qualsiasi cosa, ci metterà un miliardo di anni o 20 giorni, ma si degrada. Il debito no. Il debito ha una sua anima. Tu fai un'altra cosa e il debito è lì. E allora... vi faccio un esempio, con un algoritmo su Google, io ho tirato giù una cosa interessante, per capire la percezione, perché noi viviamo di percezioni, non di informazioni, bene, la percezione di un debito composto. Allora, vorrei sapere se qui c'è un commercialista o qualcuno che tratta come professioni contabilità, c'è qualcuno? Cazzo, c'è... uno che sa ragioniere, l'elementare l'hai fatta, la quinta. Cioè, c'è una specie di commerciale, qualcuno? Non lo, giuro che non lo prendo per il culo. No, è solo per avere un avallo, per dire quello che... c'è qualcuno, lei per esempio, mi sembra uno che... siete dei figli di puttana, io... mi state prendendo per il culo. Ma dai, c'è uno? Vabbè, lo facciamo senza, eh? Lo facciamo. Tu no, tu c'hai la faccia di un contabile. Cosa fai? Pensionato. E tu sei contento? Tu sei contento? Quanti anni hai tu? Tu 34? Tu? 65. Ti stai spendendo la pensione sua. Lui mi dice, te non ci avrai più un cazzo a 34. A 60 anni non c'è più una lira, se li sta spendendo lui, se è tuo papà e va ancora avanti, perché andrà avanti fino a 112 anni, perché vogliono vivere fino a 112 anni, tu non ci avrai mai una lira, o lo fai fuori per goderti l'ultima. Vabbè, allora, l'esperimento che voglio fare è questo, vi chiedo, se noi avessimo investito un dollaro, nell'anno zero, cioè nell'anno zero quando è nato Cristo, un dollaro, a un interesse del 2%, oggi che capitale avremmo, grosso modo? Un dollaro al 2% per 2000 anni. Che capitale avremmo? 2000? No. Hai detto una cosa, l'hai buttata lì perché volevi far bella figura, ma hai detto una strozzata. No. Dimmi una cifra. 2 milioni, 3 miliardi, 18 miliardi, dimmi 3.000 lire, 3 dollari. Meno 2 dollari. Chi mi dà un po' di più di 2 dollari? Mi dai tu che mi hai detto un po' di più? Quanto?
sotto il dollaro? Cazzo! Cioè, è un interesse e vai sotto. Vedi, la tua banca è meravigliosa. Cazzo, ti accoglie con dei fiori quando vai in banca. Mille miliardi, e ve lo faccio vedere, lo potete controllare. Lo potete controllare con questo algoritmo. No, non è quello, no, no, no. Allora, l'algoritmo è quello lì. Su Google. Dopo 2000 anni noi avremmo un dollaro, $1,586,14733, moltiplicato 10 alla 17. Teniamo bene, 2 dollari moltiplicato 10 alla 17, che fanno? Lei mi ha detto 2 dollari, lui mi ha detto sotto il dollaro, quello 40 alla 2000. Sì, ma perché lo sapevi e sei uno stronzo, ma hai rovinato il pezzo. Hai già visto lo spettacolo. Ma hai rovinato, è come quando una con una barzelletta che dici, è mica quella che finisce così. E che cazzo, vaffanculo. No, scherzo. Comunque ci hai azzeccato. Però la percezione del 99,9% senza quel rompimento di coglioni di quello lì, scherzo, è la percezione di questo. Non ne abbiamo percezioni, come non percepiamo a chi diamo i soldi perché non abbiamo le informazioni, perché la Consum non dice quando noi investiamo nelle azioni di aziende quotate in borsa, non ci dicono chi le gestisce le società quotate in borsa. Voi ne sapete qualcosa, voi avete dei personaggi noti che sono di Mantova. Ora li tireremo fuori piano piano. Non pensate di scappellarla questa cosa qua, eh? Se ci sono dei parenti di Colanina e Marcegaglia, sì, per cortesia, alzatevi e andate fuori, perché... Bene. Però... Perché io... Scusate. Perché non devo sapere chi è l'amministratore delegato dell'azienda quotata in borsa? Io ho speso i vostri soldi anche per fare delle indagini. Abbiamo fatto per esempio la mappa del potere. Voi potete andare sul blog e controllare chi c'è in un'azienda. È interessante capire chi c'è in un'azienda. Ditemi il nome di una grande azienda. Volete sapere? Qui avete chi? Avete l'Eni qua? Vogliamo vedere chi c'è dentro l'Eni. Ce l'hai l'Eni quotata in borsa? Magari andate sulla mappa del potere e vedete. Poi magari la facciamo dopo questa cosa qua, per dirvi che io voglio sapere chi gestisce una società per azioni, me lo deve dire la Consum, chi sono, che precedenti hanno e che qualità hanno, è il curriculum di chi gestisce i miei soldi, ne ho il diritto, ma non ci dicono niente. E allora ecco perché abbiamo i Tronchetti, abbiamo i Benetton, questa gente che va in Alitalia non tira fuori una lira, se mette d'accordo che le lire che trova, che mette dentro, se li riprende con i concessionari dell'autostrada, con le tariffe dell'autostrada, dove in tutto il mondo le autostrade, Germania, Inghilterra nel 90 sono stati pagati gli investimenti, sono state date gratis ai tedeschi e agli inglesi. Da noi li diamo in concessioni per 10 anni a questa gente qui che guadagna mediamente, facendo una media di 5 euro, 5 euro per macchina sono 5 milioni di macchine, prendono 45-46 miliardi di euro all'anno di nostri soldi in contanti che prendono e comprano milioni di ettari in Argentina per allevare quelle cazzo di pecore che bisognerebbe andare là, prendere e sodomizzarle tutte e rovinarle tutta la lana! E allora fanno le cordate, hai capito? Vanno in Alitalia, sono tutti questi che fanno le cordate, con i soldi degli altri, il culo degli altri, sempre! Non tirano fuori una lira, mai, mai una lira, mai un rischio di capitale, mai! Non abbiamo i capitalisti in Italia, non ce n'è uno! Comprano a debito chiunque e qualsiasi cosa. Gestiti da questa gente qui, tipo Geronzi, che ho detto prima, guardiamo un po' il curriculum di Geronzi. L'ha fatto presidente perché aveva un curriculum che non si poteva dire di no. Cazzo, già la faccia, entusiasmante, ride sempre, che cazzo c'hai da ridere? Bene. Geronzi nel processo del crack Parma l'ha indagato per usura aggravata e concorso di bancarotta, mi sembra normale farlo presidente della più importante banca d'Italia. Nel crack Cirio è indagato per frode riguardo l'emissione di collocamento dei bond. Cirio tramite capitali. Per il crack Italcasa è stato condannato in primo grado per bancarotta 1 anno e 8 mesi, più l'interdizione di esercitare uffici direttivi presso qualunque impresa per 2 anni, è presidente di Mediobanca. Perché aveva questo.
essere Firenze, come fai a dire di no? Cazzo, ma scusa, ma come si fa? Ora abbiamo un piacentino doc. Lui è quello che entra e doveva comprare la ditta, gli ha fatto la cordata, prendendo a prestito i soldi di una banca solvibilissima, che era la Lehman Brothers, era quella che i suoi funzionari uscivano con i cartoni. Una sfiga pazzesca. Bene, Colaninno è l'uomo di D'Alema, messo per primo alla Telecom, l'ha indebitata per 40 miliardi di euro, quando l'ha comprata il debito non è mai stato appianato, quindi il primo a spolpare questo qui. Bene, Colaninno condannato a 4 anni e un mese per bancarotta nel crack Italcasa e Bagaglino nel 2006, interdetto dai pubblici uffici per 5 anni, pene condonate grazie alla legge sull'indulto. Ora capite perché la sinistra, quando è stata eletta, ha fatto l'indulto e ha messo come ministro di giustizia Mastella e non ha toccato leggi sul conflitto di interessi, la legge elettorale. Lo capite perché? Non c'è mai stato l'opposizione in questo paese! Vai avanti. Dopo Colaninno abbiamo Ligresti. Ligresti sarà un po' così come però ha un viso che ti può anche ispirare, nel senso che è fantastico. Ligresti ha delle referenze un po' particolari. Harvard. Allora, coinvolto in Tangentopoli, arrestato e condannato per tangenti dopo aver patteggiato 2 anni e 4 mesi con la giustizia, affidato ai servizi sociali. Ora, te li faresti portare i bambini a scuola da uno così? Ma te torna all'attività di costruttore e consigliere in Unicredit, Immobiliare Lombarda, Prema Finanziaria, tutte società quotate in borsa che prendono i soldi da noi risparmiatori senza sapere che sono loro. Sono quelli che faranno per 15 miliardi di euro il grande Expo vicino a Milano, fare una periferia che si collega col centro di Milano e fare una città da 3 milioni e mezzo di abitanti. Sono pazzi, bisogna fermarli, questo è un delirio totale. I grandi architetti ti dicono che prendi una città, il centro, fai una riga attorno, un cerchio attorno al centro, puoi costruire dentro, non fuori, non lo fa più nessuno. Bisogna che imploda la città, riconvertire attività, riconvertire zone per la cittadinanza, è questa la moderna costruzione, non fare postigli. L'Expo? Ma cos'è Expo? Che cazzo è Expo? Ma cos'è Expo? Fai cementi, migliaia di miliardi di cemento per esporre cosa? Degli oggetti? Ma io ho già una tecnologia che è l'ologramma in 3 dimensioni, io mando un oggetto qualsiasi, anche una persona, e ti appare in 3 dimensioni, a 1000 chilometri, 2000 chilometri. Basta, c'ho già la tecnologia, io porto l'oggetto col camion, lo poso lì, gli faccio una copertura di cemento, la gente viene a vederlo, faccio con la macchina, e poi, ma non li fa più nessuno. L'Expo, c'eravamo 2 nazioni solo in gara, perché non si è presentato nessuno. Chi eravamo? Noi e i turchi, sempre questi cazzo di qui. Finché i turchi dicono no, non ce la facciamo, poi ci manca il coraggio. Bene. E questi sono i finanziatori, sono sempre gli stessi. Questo è il socio di Veronesi che vorrà costruire il più grande ospedale per curare i malati di cancro di tutto il mondo. Sono questi i soci dei nostri medici, dei nostri scienziati. Eccoli lì, un altro, Cesare Romiti, quello che gestiva i conti in nero della Fiat, una banca in nero, tutto il nero, ha patteggiato tanti di quegli anni di galera, ha patteggiato, che è incredibile. Vai avanti, è nell'RCS, Corriere della Sera. Ecco perché non esce nulla del Corriere della Sera. Ci sono questi qui, ci sono lì della Valle, ci sono tutti dentro, banche, Confindustria e partiti dentro i mezzi di informazione, ecco perché non abbiamo un cazzo da sapere. Ma c'è qua. La signorina fa parte di una famiglia di Confindustria, presidente della Confindustria, il papà e il fratello. Ecco, allora vediamo un attimo che famiglia è. Innanzitutto avete letto da qualche parte che l'inceneritore della Marcegaglia, quello di Modugno vicino a Bari, è stato bloccato dal magistrato perché faceva dei disastri ambientali, non aveva assolutamente tenuto conto di nessuna legge ambientale. Avete mai saputo che lei gestisce
almeno in tre paesi della Sicilia la raccolta dei rifiuti, perché fa inceneritori, fa biomasse, ve l'hanno mai detto, non fa acciaio, fa biomasse. La biomasse è un'altra trappola, un altro delirio di questa gente che bisogna fermare. Questa qui con le sue navi va in Indonesia e in Malesia a prendere l'olio di palma per bruciare nelle nostre centrali a biomassa per fare energia. Questi sono pazzi! Pazzi completamente, perché in Indonesia hanno creato il mercato dell'olio di palma, tolgono la foresta pluviale e ci piantano le palme. In Indonesia con le palme! Il bilancio energetico, lo capite che è in passivo, cioè spendi tanta energia per trasportare queste cose, che quando vai a fare l'energia con l'olio di palma l'hai già consumata tutta per il trasporto. Ma non lo dicono, perché i soldi li diamo noi dalla bolletta. I chip 6, glieli diamo noi, non dovevano andare alle rinnovabili, no, l'hanno messo con la parola assimilate e 45-50 miliardi di euro sono andati a questa gente qua per rovinare la salute nostra, dei nostri figli e dei nostri nipoti. Se non li fermiamo, i nostri figli e i nostri nipoti non ce lo perdoneranno mai. Ed sono queste famiglie, sono sempre le stesse, quelle che parlano del libero mercato, che vogliono lo Stato, che vogliono le istituzioni vicino. Quelli che non tirano, che vivono di sovvenzioni, porca puttana. Marcegaglia a Steno è stato coinvolto nel crack, anche lui, nell'Italcasa Bagaglina, è condannato in primo grado a 4 anni e 1 mese di carcere, all'interdizione dei pubblici uffici per 5 anni, grazie all'indulto, la pena detentiva è di 2 a 3 anni. Nel 2008 la Marcegaglia SpA ha patteggiato una sanzione di 500.000 euro, 205.000 euro di confisca, per una tangente di 1 milione di euro all'Eni Power. Antonio Marcegaglia, che è il fratello, ha patteggiato 11 mesi di reclusione con sospensione della pena per il reato di corruzione. Ecco, sono queste le persone. Ci sei rimasto un po' male? Allora, quando ho detto a mio fratello i miei risparmi, dove li investiamo? Io sono indeciso tra un usuraio, uno che fa frodi e un corruttore. Lui mi ha detto, vediamo un po' con i casalesi, perché i casalesi, secondo me, offrono più garanzie di questa gente. Allora, Obama insegna che dal basso si può cominciare a cambiare, si può cominciare, possiamo prendere esempio con la rete dal basso. Creare rete tra noi, rete vuol dire rete di informazioni, creare rete sull'energia, create rete sulla conoscenza, le sinapsi di tutti si collegano. Se noi riusciamo a partire dal basso, ci sono le amministrative nel 2009, le amministrative si fanno delle liste civiche, il blog controllerà che non ci siano cariche pendenti, fedine penali, gente iscritta a partiti, non li vogliamo, vogliamo gente giovane, di 30-40 anni, che smanetta sul computer, che vada dentro i consigli, e quando verranno eletti nei consigli di comunali, saranno eletti, non li potranno più sbattere fuori, allora voglio vedere, e quando ne entra uno di questi ragazzi, crea il disastro, perché crea il flusso di informazioni, la trasparenza, quella che manca oggi su qualsiasi cosa. E allora, signori, sono anni, 4 anni, io venivo qua nel 97 per il processo dell'Eni per il triangolo della morte, ve lo ricordate? Sermide, Ostiglia, Sermide, Mantova. Io sono venuto al processo dell'Eni che è stata condannata, c'era il grandissimo, straordinario, da solo, è morto da solo, ingegner Rinaldi, sarà morto 4 anni fa, lo vorrei ricordare con un applauso perché è stato un uomo fantastico. Mi faceva dei culi così a tutti gli eleni della me. Bene. Bene. Adesso vi presento voi dei concittadini, sono il meetup, si fanno chiamare amici di Grillo, gli sbattono tutte le porte in faccia quando sentono il mio nome, è chiaro. Hanno una vita infelicissima. Sono ragazzi che nel loro tempo libero dedicano il loro tempo libero alla vostra città e voi non li conoscete neanche. Sono fantastici, lavorano sull'acqua, sul tenere sott'occhio la privatizzazione dell'acqua, lavorano sulla mobilità. La mobilità, signori, la mobilità non è fare un'autostrada, la mobilità è un'altra cosa, la mobilità del futuro è muoversi il meno possibile. Non devi andare a lavorare in ufficio con la macchina, l'ufficio viene a casa tua, abbiamo le tecnologie. Allora abbiamo delle cose meravigliose, i 4/5 del traffico, se tu fermi uno in coda e gli chiedi dove vai,
non sta neanche lui. I quattro quinti del traffico siamo noi che facciamo delle cazzate in giro che potremmo fare con un terminale e una linea veloce in casa. Allora la Westfalia, 2,5 milioni di persone, che cosa hanno fatto? Un software nel comune, un software, non hanno fatto autostrade, hanno ridotto il traffico di 2,5 milioni di pendolari in Westfalia con un software nel comune. L'operaio, l'impiegato dava col telefonino l'orario di andata e l'orario di arrivo e il software elaborava un orario di mettere quattro persone in una macchina con un appuntamento in un luogo preciso, e ti potevi anche scegliere il compagno di viaggio, non so se era un maniaco sessuale come tuo papà, magari trovare uno che, no scusa, no, non volevo, mi vengono così, oppure uno che parla di calcio. Potevi fare amicizia, bene, con 15 euro ogni 1000 abitanti hanno ridotto dei 4 quinti il traffico di 2,5 milioni di persone. Ci sono gli esempi, è la tecnologia che va avanti, non le lamiere, le tonnellate di lamiera. Questa gente parla di queste cose, parla di connettività, parla di WiMAX, parla di pannelli solari, energie alternative, rifiuti, rifiuti zero, non farli, farli il meno possibile, e quelli che si fanno, raccolta differenziata, spinta porta a porta, fanno queste battaglie, ve li voglio presentare, il meetup di Mantova, venite qua, sono ragazzi di tutte le estrazioni, sono ingegneri, sono architetti, sono impiegati, sono operai, c'è di tutto lì, c'è anche uno spacciatore, chi è lo spacciatore? Venite verso qui, ecco qua, perfetto, va bene. Spiegate un po' chi siete, presentatevi, alla vostra, sono i vostri cittadini questi. Buonasera a tutti, sono Walter Mazzacani, sono l'organizzatore del gruppo di appunto di Mantova. Noi ci troviamo normalmente una volta al mese, facciamo una riunione in cui discutiamo le problematiche locali e gli argomenti che vengono fuori sul meetup, a cui tutti quanti invito a iscriversi. Come si fa? Ma sul blog di Beppe Grillo? Sul blog di Beppe Grillo, non so se si può vedere. C'è un'area meetup, si scorrono le città e c'è anche Mantova, lì possiamo iscriversi. Va bene, ok. Togli quella foto lì. Ride il nano. Mantova, Mantova. Sì, sì, va bene, ok. Vai avanti. Quindi facciamo questa riunione qua tutti i mesi, per chi è iscritto gli arriva una mail in cui viene indicato il luogo e l'ora in cui ci troviamo. Sì. Oltre a questo abbiamo anche un sito che è grillimantovani.it in cui andiamo a scrivere articoli ed eventuali notizie su quello che facciamo. Di che cosa avete portato oggi? Di cosa parlate? Abbiamo presentato un video che abbiamo intitolato Delle Rio a Mantova. Che il? Un video di 2 minuti, sì. In cui andiamo un po' ad accusare l'eccessiva cementificazione, allora, sul territorio mantovano. Perfetto, vediamo un attimo, ci potete parlare, tanto che faccio, magari date spiegazioni se non si capisce. Vai. Adesso volevo passare la parola. Sì. Vediamo il video. Proprio, guarda, tu pensa che quando i miei genitori erano molto giovani, la città era circondata, dico circondata dalla campagna. Ma poi hanno sistemato tutto, sì, certo, strade, superstrade, parcheggi, case, palazzi, centri commerciali. Esci da uno e già ne senti la mancanza, ma per fortuna fai 100 metri e ne trovi subito un altro, e poi un altro, e poi un altro ancora, su e giù per le rotonde. Chi è questa? E non abbiamo più problemi con l'energia, così se devo usare... Sarà mica del nostro gruppo. Contemporaneamente ci ho acceso l'albero di Natale e non ho più fratelli d'animo. Certo, diciamoci, se non avessero fatto le centrali elettriche oggi, io come farei? E invece... posso contare su più di 3.700 megawatt di potenza tutte per me! Se c'è ancora qualcosa da sistemare, ma certo! Hai pensato che intorno ai laghi di Mantova c'è ancora del posto? Ah, geniale! E poi nuovi quartieri e altre zone commerciali industriali. E che ricordi dietro l'ospedale? Ecco lì, faranno tutta una bella distesa di cemento e non lasceranno nemmeno un angolino libero. E poi faranno una bella autostrada fino a Cremona e una pista per fare le corse con un panno di divertimenti. Ah, adoro l'odore del benzene al mattino. Pensa che una volta addirittura si andava in treno da Mantova al lago. Noi invece faremo una bella e lunga coda. Tu sì che mi capisci. Come si fa la politica, secondo me? E pensa, non c'erano nemmeno le rotonde.
adesso passo la parola a Laura che parlerà della macchina Corona. Volevo comunque ricordare che l'anno scorso abbiamo annunciato che c'era un video in fase di lavorazione, questo video è stato terminato, per chi non ha avuto modo di vederlo, comunque un video che parla dell'ambiente e dell'inquinamento a Mantova, fuori ci sono i nostri banchettini in cui possiamo avere una copia. Adesso passo la parola a Laura Cangemi che parlerà velocemente della Mantova Cremona. Sì, buonasera, io rappresento i comitati contro l'autostrada Cremona-Mantova che è già stata citata stasera. Visto che si parla di delirio, mi chiedevo e vi chiedo che cosa c'è di più delirante di un'autostrada di 60 chilometri che è programmata su un arco di tempo di 25 anni. Perché sono 60 chilometri di cui si faranno i primi 30 nei prossimi 4-5 anni, e poi però fino al 2032 questa autostrada non verrà completata. Però i danni li farà lo stesso, perché poi anche nelle zone dove non sarà ancora costruita in realtà ci sarà un vincolo che farà in modo che l'agricoltura fiorente che abbiamo qua e nella provincia di Cremona praticamente dovrà chiudere, diverse aziende agricole fra le più importanti dovranno chiudere. Ci si chiede anche che cosa possono guadagnarci quelli che fanno queste autostrade, visto che non le completano, le fanno a pezzetti. In realtà la risposta sta in una legge regionale che è stata approvata quest'anno, il 26 maggio, che dice testualmente che in pratica le società concessionarie delle autostrade possono costruire il loro piacimento lungo i nuovi assi viari, e cito testualmente, per contribuire all'abbattimento del costo dell'esposizione finanziaria dell'iniziativa complessiva. E che vuol dire che le autostrade non generano introiti di per sé, generano introiti perché c'è tutta una speculazione edilizia intorno alle autostrade, certo, per cui certo. Ci vedremo altri capannoni certo. Come quelli che sono stati fatti vedere stasera, senza che in realtà ai mantovani e neanche ai cremonesi torni utile in alcun modo questa autostrada. Adesso c'è in atto un ricorso di un comune escluso dalla procedura e quindi speriamo che tutto questo azzeri tutto quanto, perché è veramente delirante. Io sono Mantovanelli e in questo caso rappresento anch'io una serie di comitati civici che a una decina di chilometri da qui sta cercando in qualche modo di contenere un'altra posizione Beppe assolutamente devastante. Devastante perché chi è di queste parti sa perfettamente che noi abbiamo in qualche modo il ritorno alle tradizioni, feste del riso, feste della polenta, cose che sono tradizionalmente vicine a noi. Beppe a 10 chilometri da qui stanno costruendo un centro commerciale, lo vogliono fare, l'hanno chiamato autodromo, nella realtà lo trasformano in qualcosa di devastante, 6 chilometri di terreno che viene completamente cementificato e guarda caso la prima cosa che andranno a costruire è un centro commerciale che per chi è qui sicuramente suonerà qualcosa di familiare, è 6 volte la Grande Mela. 44.000 posti auto, quindi immaginiamo che se da una parte noi facciamo le feste di paese, dalla parte distruggiamo il territorio, credo che più di delirio non si possa parlare, grazie. Ora vedete perché non ti fanno entrare nei comuni, no? Siamo i primi produttori al mondo pro capite di cemento, allora non vedono altro che il PIL, come diceva Bob Kennedy, il PIL. Prendere soldi pubblici, fare a debito, fare muovere le COP, l'impregilo, fare muovere il cemento, i camion, la devastazione che creano queste cose ce l'avranno sulla gobba i nostri figli e i nostri nipoti. Voi fate qualcosa sulla differenziata? Mantova com'è posta con la differenziata qua? Qualcuno può rispondere? Avevamo parlato in una nostra riunione di fare una raccolta firme appunto per far sì che la raccolta... Sapete neanche il problema c'è qua. No. Allora Obama sta parlando di rifiuti zero, Schwarzenegger parla di rifiuti zero, non vogliono più fare i rifiuti, si può fare domani mattina. Domani mattina possiamo non farli più, ecco la politica che potete fare. Bene, non fare i rifiuti significa dove mettono una macchinetta, scusate. Una macchinetta di questa genere, questo qui, scusate, toglietevi un attimo, questo è latte crudo alla spina, direttamente dal contadino. Dobbiamo togliere tutte le intermediazioni, spendi un euro e c'è il latte fresco. Eccolo qui, il latte fresco dal contadino, tutte le intermediazioni. Voglio farvi parlare con i contadini, sono quelli che, gli agricoltori che ci danno da mangiare, non sono gli assistenti finanziari del cazzo, sono queste persone qui che cercano di arrivare direttamente. Dove sono i due agricoltori? Dove siete? Vieni, 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 vieni.
venite, spiegate un po', perché c'è già, sono già assatanati quelli delle Coop, Granarolo, sono assatanati perché questi stanno vendendo. Dove li metti? Queste macchinette fanno la fila, perché arrivi lì con la tua bottiglietta, ti prendi il latte fresco e te ne vai, paghi un euro invece di un euro e mezzo. Non prendi il latte che non ti è inconcepibile, arriva il latte dalla Francia, dalla Germania, non si sa che cazzo ci sia dentro. Qui i responsabili sono loro. Lui ha una relazione proprio sessuale con la mucca. Lo sa che cosa fa. Se la tromba tutte le mattine, lei gode di fare un latte meraviglioso. È vero? Confessalo, cazzo. Spiegagli un po' qual è il sistema lì. Quanto riguarda il sistema del latte, semplicemente viene prodotto, viene controllato dal punto di vista sanitario e viene messo in queste macchinette. Cosa ti è successo con il latte francese qualche tempo fa? Quanto te hai fatto un esposto? Diciamo che ho scoperto casualmente una cisterna di latte che andava in un centro nel Mantovano, dove mi sono fatto dare una provetta dal camionista, l'ho fatta analizzare ed era un latte concentrato, o meglio, era un latte che è stato scremato totalmente ed è stato concentrato. Arrivava in questo centro latte lo rigenerava, quindi metteva dentro altri prodotti e poi veniva venduto normalmente. Ho fatto un esposto ai NAS di competenza di Cremona e non è successo nulla. Quindi hanno l'esposto in NAS di Cremona. Esatto. Ma concentrato, quando dici concentrato mi vengono, non capisco. Praticamente tolgono tutta la parte liquida. Ma si può bere, lo puoi dare a... No, assolutamente. È a detta di chi ha analizzato, veleno, in poche parole. E non è successo nulla. E questo è successo a maggio del 2005. A novembre 2005. E 5, guardando la TV Italia 1, ho saputo che la Boccassini, magistrato di Milano, ha ordinato 6 arresti, tra i quali 2 persone di questa centrale latte per riciclaggio di denaro dell'Andragheta. Questo è. Sì, allora vediamo e qua. Quindi non hanno chiuso la centrale latte per le schifezze che facevano, ma per altre cose. Sì, allora dimmi un po' sul latte cosa sta succedendo. Perché io ho visto che Di Castro, ex ministro dell'agricoltura, dimmi se sbaglio, si è dimesso, la legge dovrebbe stare un anno senza prendere incarichi, ma lui è già amministratore delegato in una società. Questa società, dentro ci sono i soci, i più grandi produttori, c'è Cremonini, c'è le Coop, c'è la Granarolo, e queste società, di cui lui è amministratore delegato e non potrebbe perché non è passato un anno, finanziano per esempio le università veterinarie. Le università veterinarie hanno questi professoroni che li finanziano, gli danno i soldi a questa società e hanno fatto un'analisi di questo latte. Si comincia a girare la voce che questo latte può portare dei batteri che non è analizzato bene. Viene da queste persone. Voi quando sentite il parere di uno specialista, fatemi la cortesia, chiedete sempre da chi prende i soldi, da chi sono finanziati i suoi studi, se deriva da un'università, quali soldi ha preso all'università, perché se no non diciamo a capo niente, saremo sempre confusi. Dopodiché ti lascio la parola. Dico dove vanno i soldi dell'Unione Europea, cioè i nostri soldi. No, l'Unione Europea siamo noi. Noi diamo 12 miliardi di euro ogni anno all'Unione Europea che ce ne ritorna 8-9. 6 vanno in 3 regioni del meridione e scompaiono. Gli altri 2 vediamo dove vanno. Semplicemente abbiamo scoperto, facendo delle ricerche, abbiamo scoperto che in Italia abbiamo 770.000 vacche nutrici. Le vacche nutrici sono sovvenzionate dalla Comunità Europea perché non danno un gran reddito all'azienda e quindi vengono sovvenzionate. L'unico problema è che 775.000 vacche nutrici sono solo sulla carta. Hanno usato le aziende agricole, quindi i produttori ignari e non avevano comunque titolo ad avere questi contributi, li hanno usati per prendere questi soldi dalla Comunità Europea e... Posso spiegare un attimo? Allora, certo. Questi che fanno nutrici, non fanno latte, hanno preso dei soldi che avrebbero dovuto andare agli agricoltori che invece avevano mucche da latte. Allora, tutti questi agricoltori
avrebbero preso questi soldi. Loro hanno fatto un'indagine, sono andati, io c'ho tutto, mi avete dato tutto il foglio, con tutti i nomi di questi agricoltori, sono andati agricoltore per agricoltore, e questi soldi questi agricoltori non l'hanno mai visti, mai visti. Di quanti soldi stiamo parlando? C'è la selezione di tutti gli agricoltori lì. Quelli lì risultavano dai documenti che prendevano dei soldi per il latte. Sono andati, non hanno preso una lira. Parliamo di quanti soldi? Poco meno di 3 miliardi di euro. E dove sono andati a finire? Sono partiti dalla cassa della Comunità Europea, sono andati nelle casse delle regioni, sono partiti dalle casse delle regioni, adesso la magistratura sta indagando. Come sta indagando? Da quanto tempo sta indagando sta cazzo di magistratura? Beh, tutto risale a ormai quasi 10 anni. Va bene. Allora, ti ringrazio della testimonianza, grazie anche per quello che rischi a venire qua. Vuoi dire qualche altra cosa? No. Volevo aggiungere che il magistrato qua di Mantova ha un fascicolo di un'indagine fatta assieme ai carabinieri di Parma contro le frodi comunitarie, ed è 9 mesi che viene al cassetto e non si muove nulla. Va bene, sta lì al caldo. Aspettiamo, ci abbiamo pazienza. Grazie del tuo intervento. Allora, con questo, grazie ragazzi, potete andare, se volete dire ancora qualcosa. No, no. Bene, grazie. Allora, per dirvi una cosa, allora, come si fa a fare? Con quella macchinetta lì elimini tutti i rifiuti, bottiglie, vai con la tua bottiglia, te la riempi, te la porti a casa. Ma ce ne sono migliaia di queste cose. Noi stiamo facendo una piattaforma, si chiama un social network, perché tutti i comuni a 5 stelle, quelli illuminati, che fanno queste cose, mettono la propria esperienza in rete e altri comuni la ripetono. Per esempio quelli che colgono le lampadine a incandescenza e le sostituiscono per l'illuminazione stradale delle città, risparmiano 500-600 mila euro all'anno di soldi pubblici, mettono come hanno fatto, che si sono rivolti, e informazioni, scambiamo informazioni. I social network servono a queste cose qua. È nato Obama con i social network, con le informazioni dal basso. Bene, allora come si può fare? Ce ne sono mille cose per togliere i rifiuti. Ci sono i pannolini lavabili, li ho fatti vedere l'anno scorso, i pannolini lavabili li stanno prendendo dei comuni, fanno un successo pazzesco, le donne risparmiano, non si buttano nelle discariche. 9 milioni di pannolini al giorno vanno nelle discariche, 9 milioni. C'è uno che si è inventato se le lavabili. E è una meraviglia. Puoi fare, per esempio, ho letto sulla Gazzetta vostra il detersivo alla spina. Io sono andato oltre il detersivo alla spina. Io non lavo più col detersivo. In casa mia siamo una famiglia felice. Come laviamo? Bene, prendiamo la roba sporca, ora la sporchiamo un po', metteci un po' i piedi sopra, metteteci i piedi sopra, sporcatemela un po', per favore. Sporcatemela, striscia, dai, alzatevi. Sporcatemela un po', cazzo! Bene, l'ho fatta a Napoli, ci ha messo 10 secondi, dai! Che cazzo, dai! Su, è lì! Allora, roba sporca! Allora, come facciamo la lavatrice? Non c'è detersivo, che cosa uso io? Uso una cosa, secondo me carina, che voglio farvi conoscere, che è questa. Una palla per fare il bucato senza detersivo. Una palla, con le natura, è piena di palline di ceramica dentro, che hanno una carica elettrostatica, che è quella che poi si combina con gli ioni dell'H2O, dell'acqua e lava. Come si fa a fare una carica elettrostatica da questa pallina? Semplice, si mette al sole un'ora al mese. Questa pallina puoi fare 1000 bucati, oppure dura un anno o 2 anni, dipende quanti bucati fai. Questa è data per 3 anni di garanzia. Costa 32 euro. È venduta in tutto il mondo. E dove si trova? In tutto il mondo. Tranne, provate a indovinare. Allora, vi voglio vedere il sito. Il sito è un sito di Ginevra che ho scoperto. Si chiama BioWashBall, se volete prendere nota. BioWashBall, ripetetevelo, memorizzate. BioWashBall. Ecco. Vedete che le spiegazioni sono fatte in tutte le lingue, adesso ci sono tutte le lingue, manca una lingua, provate a indovinare quale che manca. Costa 32-35 euro, non mi ricordo più,
Quando non la usi per fare il bucato, la metti in frigo e ti tiene fresco il cacao, il pesce, la frutta. È fantastica. Noi non la sapevamo niente, eppure esiste. La ditta che la fa non sapeva niente che io la sto promuovendo nelle serate. Quindi gli svizzeri si sono trovati migliaia di mail, di ordini che la gente lo vuole. E mi hanno telefonato con un sospetto della Madonna, perché non ci credeva. Cioè, dov'è il trucco, Grillo? Mi dica. Quanti soldi vuoi? Cioè, no, voglio solo informare. Voglio solo informare. Ecco la differenza tra me e che voglio informare. Perché è questo di cui abbiamo bisogno. Bene, allora vediamo. Io la metto dentro. Potete ordinarvela, non ordinarvela, vi garantisco che io l'ho provata. È chiaro che ci sono delle macchie forti, devi mettere la macchia a bagno con un po' di sapone di Marsiglia, ci metti la palla con l'acqua e il sapone di Marsiglia, va via la macchia e poi fai il bucato come qualsiasi detersivo. Lo metto dentro, schiaccio l'avvio di questa lavatrice tedesca che la fanno i turchi e parte il lavaggio. Allora possiamo cambiare, dobbiamo cambiare. L'economia non funziona più, Stiglitz ce lo dice. Non vi faccio neanche vedere Stiglitz, 2 minuti lo potete vedere, il premio Nobel che ci ha fatto un videino per noi, ecco i vostri soldi dove vanno a finire. Sono andato a New York a firmarmi questo signore qua, che è un premio Nobel, era il consigliere di Clinton, è un uomo che farà la politica per i prossimi 10 anni, speriamo, per i nuovi Stati Uniti di Obama. Giove Stiglitz, ecco lui, ci ha detto che il mercato libero non esiste, ve lo dico io già. Save the system, we really need a fundamental change in the mindset. The mindset has been very much that markets, unfettered markets, che la mano invisibile non esiste, che i mercati si adeguano ma le persone non si adeguano più ai mercati, che il sistema è imploso, dice queste cose qui, che sono sovvenzionati tutti i capitalisti dallo Stato. Dice queste cose qui, un Nobel, non le dico io ripeto quello che dicono loro. E allora voglio farvi sentire una cosa straordinaria dal più grande esperto del mondo di energia, che si chiama Rifkin, Jeremy Rifkin, quello che parla di idrogeno, ma parla prima dell'idrogeno, parla di un concetto fondamentale sull'energia, se no andiamo per cartone tutti. Eccolo qua, Rifkin, per noi. In Italy, when the sun is shining, the wind is blowing, etc., we generate electricity. The surplus electricity we don't use, we electrolyze water. The hydrogen comes out of the water, we store it. We use the hydrogen for our vehicles, or if we need it for electricity, when the sun isn't out, we convert it back to electricity. So number one, we go to renewable energies. They're distributed, they're found everywhere. Number two, millions and millions of buildings become positive power plants that collect energy surrounding their buildings. Number three, we go to hydrogen to store that energy. And then number four pillar is where the distributed communication revolution of the last decade converges with this distributed renewable energy revolution of the next several decades. We use the exact same technology that created the internet. And we take the power grid of Italy and Europe and turn it to an intergrid that's smart, distributed, intelligent, just like the internet, same exact technology. Ecco, esattamente fare rete come internet sull'energia. Io l'ho vista già applicata, ci sono 350 comuni tra la Germania e la Svizzera che lo fanno. Come hanno fatto? I comuni si sono presi la distribuzione, cioè i fili che ti arrivano in casa, si sono comprati la distribuzione, poi ognuno in base alle caratteristiche climatiche in cui vive si fa l'energia. Ti fai una casa con bioedilizia, ci metti 2 pannelli, un eolico e qualcosa, diventi un fabbricatore di energia. Consumi energia e la produci, butti in rete, quella che avanza la butti in rete, tutti buttano in rete e prelevano dalla rete. Diventiamo consumatori, produttori, come internet, diventiamo giornalisti perché facciamo informazione e la preleviamo dalla rete, esattamente con l'energia. Siamo noi padroni, ci togliamo queste sanguisughe dell'Enel, dell'Eni, che sono lì il pizzo, sono loro i veri, sono loro i veri che con i nostri soldi comprano centrali nucleari negli anni 70 in Slovacchia, fanno accordi sotto banco, danno 5 miliardi a Gheddafi, vaffanculo, fanno accordi con gas russo, con KGB russo, finito, ce la facciamo noi l'energia, piccola, perfetta, semplice, a basso costo, non mi guardate così, è possibile, è tutto possibile, tranne che muoia Andreotti, tutto è possibile, va bene? Allora,
Fare rete significa farti una casa con la bioedilizia, biomateriali, domani mattina lo puoi fare. Casa tua consuma, metà dell'energia che consumi viene dispersa, perché non sappiamo fare le case. Scusatemi, vi faccio una supplica a voi, signore. Quando noi compriamo un'automobile, nell'automobile abbiamo una tecnologia fantastica dei giorni nostri, abbiamo GPS, frenata intelligente, quattro ruote motrici, abbiamo schermi, qualsiasi cosa, una macchina. Compriamo una casa, non c'è nulla. La casa c'è una tecnologia di 70 anni fa, c'è il muratore col cemento, quali fa l'idraulico, dove lo metto? Il boiler. Poi arriva l'elettricista e dice, io come faccio a farci l'impianto se prima non lo prevedo, prima del boiler? Siamo degli anni 50, io voglio una casa come comprare un'automobile, con i miei certificati di garanzia, con una domotica dentro, con una intelligente, dai materiali. Io non posso disperdere il 50% dell'energia di casa mia e poi voler fare una centrale nucleare. Sono scemo, sto delirando. Stiamo delirando, io voglio una casa dove posso fare degli infissi che costano un po' di più. Sono infissi a triplo vetro, questi qui. Questo è un infisso a triplo vetro che fa una piccola media industria. Costa il 20-30% in più di un infisso normale. Ma qui non ci passa né caldo né freddo, c'è l'argon dentro, passa la luce e basta. Lo pagherai il 20% in più, farai a meno di un gabinetto di Dolce & Gabbana, cagherai su una piastrella anonima, chi se ne frega! Ed è questo, ed è questa industria che voglio finanziare, non i petrolieri da Marcegaglia. Questa si chiama produttività dell'energia, non produzione di energia a carbone e nucleare. Io svitando le lampadine, sostituendo le lampadine a bassa intensità, invece che incandescenza, a luminescenza o LED, potrei dimezzare il consumo di elettricità domani mattina da 58.000 watt, da 58.000 megawatt di consumo, potrei arrivare a 30.000 megawatt solo con le lampadine. Se poi vado da... Perché mi incazzo qui? Aspetta un po'. Perché pesa? Senti come cazzo pesa sul infisso qui? Va, fa culo, me lo tenete. Non ce lo metterò mai in casa mia un infisso. No, scherzo. Se poi vai da Merloni che ha chiuso, fratello, a Fabriano, dici no, riapri, ridai da lavorare, fai gli elettrodomestici per gli italiani a basso consumo, tutti a serie A più. Bastano quello, sostituire gli elettrodomestici da quelli che consumano da basso consumo e le lampadine, dimezziamo il consumo di elettricità di questo paese dando del lavoro vero. Noi abbiamo bisogno di fare una rivoluzione domani mattina, basta col petrolio, basta, siamo in guerra, cittadini con il netto, basta. Dobbiamo cominciare a informarci, a chiedere queste cose. Stanno privatizzando tutto, non l'hanno già fatto, è un discorso vecchio. Scajola ha detto che entro il 2018 apriremo la prima centrale nucleare, delle 15 che vogliamo fare. È un delirio questo uomo qua, è un impiegato di quarta categoria che dice cose che non stanno in piedi, dice cose che non stanno in piedi. Nessun imprenditore si metterebbe a fare una centrale nucleare perché sa benissimo che gli costerebbe smontarla dopo 15 anni molto di più che costruirla. Nessun imprenditore con i suoi soldi potrebbe sostenere le spese di stoccaggio dei residui nucleari, perché non ce l'hanno fatta gli americani. 100 imprese americane nucleari hanno stoccato i loro rifiuti nucleari sotto il monte Ioka spendendo quasi 100 miliardi di dollari, c'è un miliardo di dollari a testa centrale nucleare, non c'è nessun imprenditore che possa tirarlo, fare una centrale nucleare. Non c'è nessun imprenditore di centrale nucleare perché uranio fra 60 anni non ce n'è più. E l'uranio già adesso è passato da 7 dollari a oncia a 75 dollari a oncia. Non ce ne sarà più, lo fanno solo a scopi militari. La Francia che produce il 70% dell'energia nucleare perché ha gli armamenti nucleari e consuma il 40% di acqua della Francia, le centrali nucleari francesi. Non ce la possiamo permettere una cosa così. La Thatcher aveva privatizzato le centrali nucleari. Me lo ricordo come se fosse oggi. Nel 92 ha fatto un'asta
delle centrali nucleari in funzione. Erano statali, le voleva privatizzare. Non si è presentato nessuno. Allora ha detto, beh, le metto all'asta gratis. Non si è presentato nessuno. Dove cazzo era Scajola? Se c'era Scajola se le prendeva tutte. Allora, non è possibile pensare a queste cose. Poi nessuno sa che cercare uranio è energivoro, perché dal blocco di uranio, del materiale, ricavi lo 0,7% del plutonio che ti serve per la centrale. Quindi hai bisogno di energia totale, ancora di più. Ogni centrale nucleare negli Stati Uniti avvicina una centrale a carbone per dargli l'energia per estrarre il plutonio dall'uranio. Ma stiamo delirando, non sanno di che cosa parlano! Allora abbiamo bisogno di energia. Non abbiamo bisogno di energia, non abbiamo bisogno di energia. Noi la compriamo e la vendiamo come una qualsiasi merce. Non abbiamo bisogno di energia, abbiamo bisogno di intelligenza per renderla efficiente l'energia. E allora possiamo fare le case con la bioedilizia, ve l'ho detto, dai serramenti. Questo per esempio, dai rifiuti che noi possiamo prendere porta a porta, gli scarti del legno vengono pressati e qui viene un cappottino, si chiama cappottino già con l'intonaco di tre colori, che puoi fasciare casa tua dall'esterno senza fare un cacosta niente. Ti fai il cappottino, non disperdi più energia. Una stufetta a legno, c'hai 20 gradi in casa. Hanno dei pannelli, ci sono i pannelli di cartongesso con una serpentina dentro, che con due pannelli fuori ti dà 18-19 gradi. Non hai bisogno di più. Allora di che cosa stiamo parlando? L'acqua, stanno privatizzando l'energia, l'hanno privatizzata in Sudafrica. Mandela non lo sa, perché se lo sapesse si ammazzerebbe, povero uomo, per aver lottato per trovare in Sudafrica così. Due famiglie su quattro non hanno l'energia, sai perché? Perché è stata privatizzata e la compagnia multinazionale gestisce l'energia in Sudafrica e la fa pagare prima del consumo con carte prepagate. Tu prendi la carta prepagata, la paghi, la metti dentro il contatore, quando finiscono i soldi finisce l'energia. Metà non ce la fanno, ma non sono come gli italiani, i sudafricani, non sono come noi, che ci siederemo lì e ricomando una raccomandata. Si sono incazzati e hanno fatto delle cose fantastiche. Si sono formate brigate con i cappucci di notte, che sono elettricisti, delle brigate di elettricisti che girano di notte e vanno a smontare i pannelli elettrici e ricollegano i fili di notte dando corrente alle famiglie. Stanno privatizzando tutto, stanno tornando indietro a tutti. L'Islanda aveva privatizzato tutto, è fallita. Signori, stanno fallendo gli stati, stanno fallendo le città, stanno fallendo i comuni con queste cazzo di privatizzazioni. Nelle Filippine hanno privatizzato 1000 ospedali, lo fanno all'americana, i tre quarti dei filippini non hanno più accesso alla sanità. Vi faccio vedere questo documentario, una foto, vorrei far vedere questo documentario nelle scuole italiane, porca puttana. Questo l'ho preso da Arte. Quello che vedete dietro è un filippino ammalato, ha bisogno di una macchina cuore polmone, ma non se la può permettere perché non può pagarla. Allora c'è un parente che a turno, vanno lì 8 ore e le insuffla a mano l'aria, se no muore. Questa è la metafora della sanità privatizzata. L'acqua, stanno privatizzando l'acqua, cazzo ti privatizzano l'acqua. L'energia, cosa fai? Colombia! E ha privatizzato l'acqua, è aumentata del 300%. E ha messo sul contratto che chi usa l'acqua piovana è fuori legge. Fuori legge, sui contratti. Sul contratto dell'acqua dei ravennati c'era scritto che l'acqua piovana andava pagata a parte. Vengono anche qua, sono le stesse aziende che prendono l'acqua del mondo, le stesse che vengono qui. E vogliamo fargli questa cosa qua. L'acqua. L'acqua non me la privatizzi. L'acqua la gestisci insieme ai cittadini. Se sei un bravo imprenditore ti fai controllare, qualsiasi decisione la prendi con noi, ma l'acqua è un bene primario pubblico, non può diventare in una multinazionale quotata in borsa che poi si fanno le joint venture e tu sparisci perché ci mettono un call center e tu utente sparisci. Allora l'acqua può essere una fonte di guadagno fantastica,
cosa, per esempio. Questa, secondo me, è fantastica. È un serbatoio per raccogliere l'acqua piovana, un modellino. Costa pochissimo, lo fanno gli svizzeri, questi cazzo di svizzeri, fanno tutto, bastardi. È un serbatoietto, ha un filtro, per il primo acqua del tetto, una pompetta dentro, con una valvola pressostatica. Guarda quante cose che so, cioè, valvola pressostatica. La puoi mettere dove sei, dipende da che casa hai, unifamiliare o condominiale, cioè recuperi l'acqua piovana, l'attacchi alle cose, si riempie e hai tre tubi, uno fuori per annaffiare se è il giardino o il terrazzo, e poi due tubi vanno dentro. Uno prende acqua dall'acquedotto, quello lì, se non piovesse, la valvola pressostatica scatta sull'acquedotto, ma se piove tu il serbatoio è pieno. Che cosa fa il tuo serbatoio? Scarica, prende e dà acqua in casa tua. Il tubo va nella lavatrice e fa il primo lavaggio con l'acqua piovana. Dato che il tuo lavaggio è fatto senza detersivi, non inquina le fogne, non fa niente, l'acqua di scarico dell'acqua piovana con cui hai lavato nella lavatrice non lo butti via. Gli impianti li fanno così in Olanda, in Svezia. Non lo butti dove la buttano, l'acqua della lavatrice, negli scarichi dei gabinetti. Perché è meraviglioso. Invece noi facciamo la pipì e buttiamo via 9 litri di acqua potabile pagata a 5 euro al metro cubo. Facciamo la cacca e buttiamo via l'acqua 12 litri per buttare via la cacca. Lo stronzo, quando va verso la fogna con l'acqua potabile, si fa una domanda e dice: chi è lo stronzo dei due qua? Perché si sente meno stronzo, vero? Allora, è aprirsi, è guardare il mondo, un gabinetto, un water, è così da 50 anni, non c'è stata un'evoluzione in Italia, ma nel mondo si è evoluto anche il water, non siamo neanche più abituati a guardare quello che facciamo e dove facciamo. Ci saranno almeno 50 tipi di water in Olanda, in Svezia, in Danimarca, nelle grandi democrazie dove c'è il libero mercato. Toilette senza acqua, ad aria, a depressione, non consumano acqua. Puoi fare il compost, le toilette a compostaggio, puoi fare il compost. Toilette che dividono la pipì dalla cacca. La pipì è una risorsa, la buttiamo via. Si chiama urea artificiale, i contadini lo sanno quanto costa l'urea artificiale, la nostra pipì che noi buttiamo via con l'acqua potabile, pagando. Cazzo, fai un impianto così con un rubinetto fuori, ci sono dei sali, non senti neanche l'odore. Fai un rubinetto fuori del condominio, di casa tua, passa il contadino, si riempie il bottiglione di piccio e ti paga. È fantastico, lo trovo. È fantastico, che bevi tutto il giorno. Bevi e pisci e guadagni. Puoi fare il compost. Ma non li ho visti fare io. Non mi raccordo del compost. Una persona normale, se mangia normale, fa all'anno 9 kg di compost con la cacca. In quattro sono 36 kg. 36 kg hanno un valore, se noi la buttiamo via. Con quei soldi lì puoi abbassare le spese condominiali cagando. Ma lo capite cos'è? Lo capite? Io ho visto in Svezia. In Svezia, un'assemblea condominiale dire dell'assemblea, il numero 7 ha cagato un po' meno questa settimana, sono aumentate le spese, mandiamoli delle prugne! E allora, possiamo fare... Vi annoiate? State molto attenti, ti vedo annoiato. Ti do qualcosa indietro. Se mi dici che te no, io ti do 3 euro. E allora si possono fare cose fantastiche con la conoscenza. Ora vi faccio vedere un'intervista fatta da... stai traducendo per loro? Bene. Sì, togliete a lui, mi fa piacere. Questa è una bellissima cosa. Bellissima cosa. Grazie, non sapevo della vostra presenza. Grazie di esserci. Ora vi faccio vedere un uomo conosciuto nel mondo, studiato in 2000 università, che parla di ambiente, ha fondato il World Watch Institute, tradotto almeno in 30 lingue, tranne una, indovinate quale? Ha scritto un libro, l'ho fatto tradurre io col Meetup di Bologna, di Roma, si chiama Lester Brown, ha scritto un libro che vi consiglierei di leggere,
si chiama Piano B3.0 di Lester Brown Edizione Ambiente. 3.0 Lester Brown Edizione Ambiente. Quest'uomo è il guru dell'ambientalismo mondiale, ha scritto dei libri, il World Watch List, dove parlano tutti gli specialisti, ognuno nel proprio campo, i migliori del mondo. Sentite cosa dice sull'ambiente. As we were working on Plan B 3.0, we began getting a flurry of reports on ice melting. One came from scientists who were studying the ice in the Arctic Sea, and they pointed out that in a period of 1 week, an area of sea ice larger than the United Kingdom had disappeared. I mean, it was melting very fast. Scientists were staggered by this. They hadn't seen anything like this before. And then a few weeks later, in early September, we had reports from scientists who were studying the ice, the melting of the Greenland ice sheet. The Greenland ice sheet is vast. It's a mile thick, 1.5 kilometers thick, and it covers a huge area, almost the entire island of Greenland. If all that ice melts, sea level rises 7 meters. Ecco, I mean, questo it's lui lo diceva 2 mesi fa, questa intervista. Ora è successo questo, che questo scioglimento dei ghiacci sembrano palle di ambientalisti. Il nostro governo è andato all'Unione Europea a dire che sono tutte balle, che Kyoto, il CO2 non è vero un cazzo, l'ambiente non esiste, ma proprio sei 20 di efficienza, 20 meno di inquinamento, 20 meno di CO2. 20 che sono le misure di Brunetta, sono andati là a dire che sono tutte balle. Lo capisci in che mani deliranti siamo? Bene, sono tanto sono tante deliranti che in questo momento, 15 giorni fa, in un paese che si chiama, un insieme di isole nel Pacifico, che si chiama Kiribati, il presidente della Repubblica Kiribati è andato alla televisione australiana a chiedere se vengono a salvarli, lui e la popolazione, perché stanno scomparendo. In questo momento che vi sto dicendo queste cose, stanno portando centinaia di migliaia di persone in un altro posto perché un paese sta scomparendo. Non sono balle degli ambientalisti. Vi faccio vedere quello lì, il paese. Non tanto per la terra che non c'è più, quanto l'acqua di mare entra, inquina le falde dell'acqua da bere, inquina i terreni, li salinizza e muoiono di fame e di sete, non hanno più la sopravvivenza. Questo adesso che si è sciolto solo un blocco. Ora vi faccio vedere qual è la progressione dello scioglimento dei ghiacci dell'Artide in base a Google Earth, perché c'è tutte le previsioni, che sono vere, non sono fotomontaggi o fumetti. Andiamo su Google Earth e vediamo una cosa che ha spiazzato tutti gli scienziati del mondo, perché non si aspettavano una progressione dello scioglimento dei ghiacci degli ultimi 10 anni. È in questi ultimi anni che sta arrivando un disastro. In questi ultimi anni non l'avevano previsto. Questo è l'Artide, vediamo, partiamo dal 1970 e veniamo verso i tempi nostri. Vedete che 70, 72, 73, 74 più o meno si sciolgono, si riformano, si sciolgono, si riformano. Ora siamo nell'anno circa 2000, quindi parliamo di 8 anni fa, 8 anni. In 8 anni la progressione è questa qui, da 8 anni a questa parte. Ne è scomparso un terzo. Se questa progressione continua, il mare si alza di 12 metri, vuol dire che 600 milioni di persone devono cambiare luogo di vita, paese, vuol dire che certi paesi, certe città scompariranno, per esempio case, porti, Venezia è fantastica, Venezia, di che cazzo parlano a Venezia? Non lo so, parlano del Mose, l'acqua alta di 30 centimetri, l'acqua alta di 100. Vediamo Venezia in base a questa progressione dei ghiacciai, cosa dove arriverà? Fammi vedere, 1 metro? Filippo, questo è? 3 metri? Sì. 4, 7, 12 metri. Oh, è andato sotto. Ora, tu prendi un bibombola, le pinne, la maschera, ti immergi e vai a vedere il Mose che si apre e si chiude per far entrare la marea sott'acqua.
Queste sono le previsioni. Io non vorrei essere catastrofista, signori. O cambiamo domani mattina, da domani mattina siamo in guerra. Quando Roosevelt è entrato in guerra nel 39, ha detto, signori, domani mattina siamo in guerra, le automobili non si fanno più, si fanno i cannoni, tu facevi i giubbotti, fai i giubbotti antiproiettili, tu facevi i bottoni, non puoi più fare i bottoni, fai i bossoli, fai, siamo in guerra. Allora bisogna riconvertire le produzioni, non servono più le automobili, il cemento, le autostrade, bisogna fare connessioni, per esempio. Connessioni, una delle cose da fare. Perché io vado, di che cazzo parliamo? Parliamo della scuola, io ho 6 figli, e Ciro di 8 anni quando va a scuola tutte le mattine mi fa una pena perché sembra uno sherpa, c'è uno zaino di 15 kg, esce così e mi guarda, papà, sono gobbo. 15 kg libri, questa truffa dei libri sono sempre gli stessi, cambiano solo qualche paragrafo, c'è una speculazione in questa pedofilia mediatica sui bambini. Dio mio, vado in California e vedo le persone che girano con questo. Ma è possibile? Girano con questo qui, non c'hanno zaini di 15 kg. Si chiama Kindle, lo fa l'Amazon, costa 235 euro, pesa 210 grammi. Non è un computer, è un ebook, ma non è un computer, non è uno schermo, non è retroilluminato, non ti dà fastidio agli occhi. È un ebook, lo accendi e poi si accende. È una tecnologia nuova, sono palline che girano dal bianco al nero. E questo qui, questo oggettino qui, si allaccia alla rete come un telefonino. C'è già una SIM sua che hai già pagato, quindi non paghi il collegamento a nessuno alla rete. Basta che prendi un wifi qualsiasi e ti scarichi tutti i libri del mondo. 200.000 titoli di Amazon. Vuoi un libro qualsiasi, lo digiti, c'è una tastierina, vai e lo ordini a Amazon. Amazon ti manda le prime 100 pagine, se ti piace lo ordini tutto in 10 secondi e paghi 9 dollari. Vuoi leggerti qualsiasi giornale del mondo? Te lo leggi con $1 di abbonamento al mese. Di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stanno parlando della scuola, dei bidelli, dei vestitini, dei grembiulini? Di che cosa stiamo parlando? Questo è il sapere messo in tasca dove vuoi, quando vuoi, il sapere di tutto il mondo. Ce l'hai qui. È semplicissimo, qui c'è un cursore, vai su, per esempio, un libro che io ho memorizzato, Schiavi moderni, clicco e mi si apre la prima pagina. Questa è la pre-copertina, non so se si vede, mi si apre. Ecco. Tasto avanzamento. Avanzamento con la pagina, eccolo qua. L'avanzamento, c'è una pagina per avanzare e una pagina per tornare indietro. Posso sottolineare, posso prendere lì, ne memorizza 200. Oltre i 200, Amazon ti mette a disposizione una libreria virtuale che li metti lì, poi possono tenerti milioni di libri virtualmente in una libreria. Tu ce l'hai qui 200, puoi sottolineare, puoi andare avanti con le pagine, vai avanti, vai indietro, una QWERTY, si carica, c'è un USB, qui si carica un attimo ma pochissima energia perché non è retroilluminato, ma vuoi mettere, quando tu vai a letto che ti guardi quei filmacci schifosi con tutte quelle donnacce, tua moglie si vuole leggere un libro, si legge un libro mentre tu ti masturbi in un angolo, cosa c'entra? Sono cose, sono libertà. Allora se io ho uno di questi e poi ho una connessione WiMAX, cioè un'antennina che mi dà la connessione a 50 km con un'antennina e lavoro a 60-70 megabit di potenza, bastano 2 antennine, 3 antennine per collegare tutta l'Emilia Romagna. Di che cazzo parliamo? Abbiamo una cosa così, possiamo darla a chiunque. Pensate in Africa, i bambini, ci sono i computer da 50 euro che si caricano con la manovella, hanno bisogno della connessione per connettersi al mondo e vivere. Se hanno un computer o un libro così, in tutti i villaggi con queste cazzo di antenne si connettono e possono sapere le informazioni che derivano dalla loro vita, quando inseminare, quando c'è una tormenta, quando piove, sulla siccità, come potabilizzarsi l'acqua. Possono vivere o morire con un'informazione. E di che cosa parliamo? E noi quei libri, i bidelli, i libri. E
parliamo di cose. Io ho 6 figli, quello di 20 anni l'hanno aspettato fuori dalla discoteca, è uscito, ha preso la macchina, gli ha fatto il test, ha avuto 2 birre, la macchina è sequestrata, no, proprio portata via, se l'ha pagata con i suoi soldini. Un dramma la mia famiglia, un dramma. Sono anni tra processi, poi l'assistente sociale, perché l'hai fatto, perché hai bevuto le 2 birre. Cosa ti ha, perché hai fatto questo? Cioè, ma stiamo, non è giusto guidare se bevi delle birre, per l'amor di Dio, non sono mica un padre inconsapevole di queste cose. Ma ci sono le tecnologie, signore. Tu fai passare un dramma a una famiglia perché uno beve 2 o 3 birre in discoteca il sabato sera, quando c'è la Toshiba che ha già fatto un sistema che mette nelle automobili, un sensore che tu sali, gli aliti sopra, se hai bevuto non parte la macchina. E l'accensione è col tuo impronta digitale. Ci sono le tecnologie, ma non sanno niente, hanno 70 anni, 80 anni. Di che vuoi che sappiano? Della rete, del computer, cosa sanno? Sono a colpi di leggi, leggine, giustizia, la giustizia, togliamo le puttane dalle strade, arrestiamo i clienti e delle puttane, perché è così, oppure facciamo locali chiusi, riapriamo i casini, locali a luci rosse come in Olanda. Ma cazzo, ma c'è la rete! Come si fa a processare un cliente perché prima ancora che abbia trombato? Ma stiamo scherzando! Ma che, poi come fai a processarlo? Perché quando gli portano la puttana il cliente dal giudice, il giudice farà delle domande alla puttana, lei cosa faceva lì? Io camminavo, prendevo un po' d'aria, ma in tanga, sì, ho un po' di menopausa, avevo le vampate, avevo calma. E lei il cliente cosa stava chiedendo? Ho il GPS rotto, chiedevo l'informazione alla signora. E li puoi mettere in galera 2 cose. Cioè, ma scusate, ma allora perché? Allora bisogna avere delle idee, ci sono delle cose meravigliose. Togli gli intermediari, i maniaci, la violenza, togli la prostituzione che c'è per le strade, in un attimo vai sulla rete. Se vai sulla rete, ci sono, sai quanti siti porno ci sono sulla rete? Non far finta di non sapere un cazzo, bene, ma cosa lo so solo io adesso? Allora, io sono rimasto di basito, ci sono 260 milioni di siti. Vuol dire che in ogni nazione del mondo, a parte quegli arabi dove sono i musulmani, sono proibiti, il secondo o terzo sito più visto è un sito porno. 300 milioni di persone ogni giorno si collegano con un sito porno. E guardate che le statistiche parlano chiaro. Il 70% di queste persone sono uomini, il 30% sono donne, sono signore. Quindi c'è tutto. Ma io ho guardato, se vai nei più, quelli più cliccati, per esempio YouPorno, stai scrivendo? Sex, queste qua, succede una cosa fantastica, perché si aprono dei link con ora non ve li faccio vedere perché sono porno, già dalle prime sequenze, ci vai sopra, clicchi delle prime sequenze, c'è qualsiasi cosa di immaginabile, erotico, sessuale, c'è. Perché è il mondo, siamo noi dentro, c'è qualsiasi cosa, c'è un cavallo con una zanzara, c'è una roba cioè non so, c'è proprio un Giuliano Ferrara da solo che non fa niente, che è una cosa terribile, sono cose terribili, e ti guardi un film in casa tua, sarà un reato? Voglio dire, è un reato questo, ditemelo. Allora, ma c'è una cosa fantastica, che tu ti vedi il film, alla fine c'è questa striscia, compare questa striscia qua. Vuol dire che il server dove tu hai visto il film, il server capisce da dove stai guardando il film, la città. E allora sotto ti compare questa striscia con tutte le mignotte della tua città pronte lì. Pronte, sono pronte. Sono già lì, sono in linea. Tu clicchi lì e c'è quella lì. Che può essere nella tua città, può essere nel tuo condominio, può essere anche in casa tua. Che cazzo ne sai? Magari uno sta dicendo, quel culo lì mi sembra di conoscere, è tua moglie che nel bagno con la web si sta filmando. Allora, è successo. Ma non è finita. Non è finita perché ecco la grande democrazia della rete. Tu vedi un film, appaiono queste, clicchi, e quella lì nella tua città si dice, sono Cigia, abito lì, ci vediamo domani a mezzogiorno a quel bar, ci mettiamo d'accordo.
Non devi andare per la strada, tu non devi andare con la macchina a fare figure di merda, non c'è il magnaccio, non ci sono quelli dell'Est, gli albanesi o i croati, non c'è nessuno, sei tu e lei. Tutte le intermediazioni sono eliminate dalla rete, ti vedi, ti piaci, ti metti d'accordo sul prezzo, che può anche non esserci, è bellissimo. Puoi anche non pagare la prestazione, per non pagare come fai? Ti fai filmare mentre trombi e ti fai mettere su YouTube, è meraviglioso. Tu vai lì, guardi, scegli, vai lì, trombi, ti fai filmare, vai a casa e ti riguardi, è tutto il giro da solo, fai tutto il giro da solo. È fantastico, è la sublimazione del sesso, ti guardi anche farlo, è bellissimo. Non te lo consiglio per te perché devi essere un disastro, già? Il delirio è che siamo ormai una società che non ha più... La lavatrice ha finito, vediamo cosa ha fatto la lavatrice, ha finito il ciclo, vediamo se ha lavato, lo vedremo, eccola qui, la palla è qua, la rimettiamo lì, io dico che ha lavato, ora fate una prova voi, signore, non sarà, questo è il bianco, l'odore, senta l'odore, non ha odore, perché noi siamo abituati che il pulito lo sentiamo dall'odore del profumo, non c'entra niente il profumo col pulito, questo non sa niente, senti Luca, il bianco non è bianchissimo, perché siamo abituati anche il bianco del bianco che è più bianco del bianco che è più bianco, non si può. Abbiamo 40 anni di rincoglionimento televisivo, è chiaro, ma è bianco, col pulito non c'entra niente, è bianco perché hanno degli sbiancanti ottici che sono dei prodotti chimici che ti danno fastidio alla pelle, qui non ci sono, sarà un po' meno bianco ma è pulito lo stesso, perché il bianco col pulito non c'entra, è come se tu tieni le mutande 3 anni, poi te le togli, gli dai una mano di vernice bianca e dici guarda come sono pulito, un cazzo, sono piene di croste di merda. Poi finisco con un'altra cosa, eliminate tutti i detersivi, questa è una soluzione, per i piatti, lavastoviglie, basta, formula di mia nonna, fantastica, io voglio, adesso vi do questa formula qua semplicissima, poi voglio che voi vi alziate e mi venite ad abbracciare, io voglio essere abbracciato da voi, allora, via detersivi per le lavastoviglie, il detersivo te lo fai in casa, togli un po' di luce, 200 mg di aceto, 400 di acqua, un po' di sale e 3 limoni, 200 g di sale fino, prendi i limoni, li affetti, li spremi e li metti in un frullatore, poi prendi la buccia, ci togli il bianco, togliete il bianco sempre da dentro, poi affetti la buccia, lo metti nel frullatore insieme al sale e fai frullare tutto, poi prendi una pentola sul fuoco e ci metti 400 ml di acqua, 200 ml di aceto e ci rovesci quel contenuto lì, fai bollire 15 minuti col mini pinto, gli grumi se no intasano i tubi della lavastoviglie e il detersivo è pronto, 1 litro di detersivo, prendi un cucchiaino da te, 2 cucchiai da te, lo metti nella lavastoviglie e hai delle cose fantastiche. Adesso io voglio che qualcuno, un signore, si alza e venga per cielo, voglio che voi mi vada a cambiarmi, venga, mi abbraccia per me. Ve lo dovete. Allora, ci sono cose nella rete meravigliose, guardate come si compra la musica ormai si fruisce solo con la rete, il film con la rete, voi lo sapete benissimo, no? Ormai non c'è più negozi che tengono i DVD, te li fai in casa, i CD te li fai in casa, iTunes ha 900.000 titoli, quale negozio c'ha 900.000 titoli? Walmart, il più grande negozio ne tiene 26.000, ma di quei 26.000 ne vende 15, 20, la Hit Parade dei 26.000 vende. Sulla rete non esiste l'Hit Parade, i 900.000 titoli di iTunes sono venduti tutti 900.000, perché c'è sempre quello stronzo che vuole il pezzo della musica scozzese, una copia, e c'è! La rete è questa, uno per si vende tutto. Allora, la rete puoi prendere idee meravigliose, i coreani
che hanno la più alta, il più alto indice di suicidi, i manager sono tutti stressati coreani, perché hanno queste aziende che pompano 10-15% di PIL, automobili coreani, sono pazzi, i manager sono pazzi, come fanno? Un manager ha avuto un'idea fantastica, di cui io ho preso i diritti per l'Italia, perché non ce l'aveva nessuno i diritti per l'Italia. L'idea fantastica è quella di far pagare i manager stressati $300 per fare un corso di morte finta, di far morire per finta. Fantastico. È una pre-morte, ma seria. Fai i corsi, sono tutti in rete, andate a vedere, è meraviglioso. Fai i corsi, fanno il testamento, gli preparano tutto, l'ultima volontà, la foto dei parenti, tutto finto, con i fiori, le candele, la musica, poi arrivano i manager stressati e poi si sdraiano nella cassa da morto, si mettono lì e li chiudono per 5 minuti. Dopo 5 minuti nella cassa escono e dicono: ma che cazzo me ne frega di questa società di merda che mi ha fatto un culo così, vai a fanculo, teto. Guariscono. Io ho preso i diritti qua. Ho preso i diritti qua. Poi fa anche un corso per carcere preventivo per gli onesti. Questo non l'ho preso i diritti d'autore per la difficoltà di trovare il materiale in Italia. Allora, però questa delle casse mi ha entusiasmato. Io ho preso i diritti, faccio corsi da $100 e ho preso anche uno sponsor di casse. Eccola, la cassa è qua. Allora, questa è una cassa già interessante di per sé, però è una cassa di compensato, di cellulosa che si scioglie con intarsi di legno riciclato. E voglio vedere se si cambia veramente, stando... No, voglio vedere un attimo. Ma cazzo, vediamo un po' se quei manager lì veramente diventano degli uomini nuovi. È certo che... pensieri che fai qua, tutto il resto ti sembrano cazzate. Ora pensare a Berlusconi, Baroni, che cazzo, qui pensi veramente cosa ci sarà dopo, dove vai, la vita, la morte, se ti reincarni. Io credo nella reincarnazione, infatti mi sono fatto un testamento, mi sono lasciato tutto a me. Quindi se nasco c'è già qualcosa. Mi viene in mente nascere, vivere la vita, la morte, quando nasci. Sei vivo la prima settimana, seconda settimana, terza settimana, quarta, la morte, la vita ecologica, la vita... sono tante fasi della vita. La vita è solo un'opinione politica, un'opinione filosofica. Quando nasci, quando sei vivo, il primo mese, prima settimana, alcuni dicono nello spermatozoo, allora se ti fai una pipa sei un omicida. Cos'è la vita, la morte? Sarò un uomo nuovo quando esco di qua. Ma come ho fatto a vivere fino a 60 anni? Senza PlayStation, senza telefonino. Come ho fatto? Da piccolo. Giocavamo per la strada, mia madre mi diceva vai fuori, torna per cena. Non si preoccupava nessuno. Se cadeva mi faceva un male, dovevo nasconderlo perché arrivava mio padre. Mi diceva ti sei fatto male, mi dava anche due schiaffi. Come abbiamo fatto a sopravvivere? Senza la play. Avevamo un sacco di amici, quello sì. Un sacco di amici. Ma sarò un uomo nuovo quando uscirò di qua. Chi lo sa? Per adesso vi do due consigli. Questa bara costa €35. È una bara per farsi cremare. Io mi farò cremare perché amo il caldo e mi stanno sui coglioni i vermi. 35 di bara, più altri 180 di funerale, con €300 ti fai il funerale completo. Completo. Quando l'ho fatta vedere a Genova volevano ammazzarsi lì sul momento per prendersi. Signori, io ho finito. Spero di esservi stato utile.
ma diventiamo delle persone nuove e vorrei un finale insieme a voi. Alzatevi anche voi, per favore, grazie. Adesso vedrete delle immagini scorrere sullo schermo, delle immagini che sono consuetudini per noi, queste immagini, questi volti. E potremo dire al mio tre una parola che è stata depenalizzata dalla Cassazione. È un bel vaffanculo, lo diremo tutti insieme al mio tre. Va bene, ci state? Uno, due, tre, vaffanculo. E via l'immagine. Urlerò!